Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in live. Ma salve a todos, vedo già delle emoji che volano. Ragazzi, benvenuti al build show di The Sims 4, un progetto nato da idee di tanti, messo in atto in tempi abbastanza ragionevoli
E ragazzi, siamo finalmente qui tutti insieme e non siamo soli, perché che cos'è il build show di The Sims 4? È una competizione fra builder. Builder che effettivamente su The Sims 4, devono un po' farsi le ossa, ma sarete voi dalla chat a votare la build più bella. Quindi ragazzi, pian piano vi dirò i parametri, vedremo tutto, ma presentiamo giustamente i builder di oggi partendo da Gabbo. Ciao! Abbiamo poi Nico. Ciao ragazzi, ciao! Abbiamo New. Eccolo! Abbiamo Mino. Colpo! Abbiamo Dan, che ride. Ehi là, salve. E abbiamo infine il buon Lore. E intanto ragazzi, evviva The Sims abbonato con Amazon Prime. Grazie mille ragazzi, vi ricordo che potete subarvi gratuitamente con Amazon Prime e avrete anche delle cose importanti, ovvero i suoni della chat, che però per oggi ho disabilitato, sappiatelo. No. Sì, ho disabilitato i suoni della chat, ma li avrete dalle prossime live insieme alle emoji importanti. Detto ciò ragazzi, che succede oggi? Prima di cominciare con la live vi devo dire una robetta. E la robetta ora ve la faccio vedere, datemi un secondo, perché è nato un qualcosa ragazzi. Ecco qua Lore, è nato un qualcosa che ora vedrete. È arrivata infatti la collezione Plumbob con la M, il logo me l'ha costruito il buon Lore, e trovate, intanto grazie mille Deni per l'abbonamento, avrete la linea Plumbobbino, ovvero le t-shirt da uomo, le t-shirt da donna, bellissima, le felpe da donna, le felpe da uomo unisex e la tazza, ragazzi, la tazza, che non è che quella del DC. Che bella la tazza, la voglio. E ragazzi, è un'edizione limitata per alcuni giorni, trovate il link, anzi ve lo do subito, eccolo qua in chat, è arrivata la linea Plumbob. E ragazzi, devo ringraziare un po' tutti che mi hanno spronato a farlo, non so se vi piace come idea, perché io ero un po' titubante, quindi in realtà ci ho messo un po' per decidermi, ma ragazzi, spero vi piaccia come idea, sono pochi pezzi, poi vedremo se vi piacciono, nel caso aggiungeremo anche le tazze con le meme del canale, insomma, pian piano aggiungeremo tutto. E soprattutto, ora vi faccio vedere, vi faccio la recensione. Allora, entriamo in Crown Sim, abbiamo le maglie da uomo, le abbiamo in vari colori, bianco, no scherzo. Insomma, trovate tutte le taglie e tutti i colori, ragazzi, passate dal link se vi va. E ragazzi, è per un periodo limitato e spero vi piaccia questa robetta qua. E ragazzi, vi faccio anche vedere che io ce l'ho indosso. Ecco qua il mio Plumbob. Ho deciso, e Lore mi ha aiutato, a fare la collezione, perché volevo qualcosa che fosse carino anche da usare, che so, per andare in palestra, per andare a giro, ma non qualcosa di troppo esagerato. Quindi, come vedete, il Plumbobbino, io ho la maglia nera, secondo me è molto carino, diciamo che... Bella, puoi usare ovunque una maglia, esatto, così, quindi... Esatto, e la tazza, ragazzi, io ce la vedo sulla mia scrivania con le penne e le matite. Lo so che è una tazza, però anche come porta oggetti, ragazzi, a me piace. Spero vi piaccia, ragazzi, la collezione. Passate dal link se vi va di acquistare qualcosa. E poi, che mi sto perdendo, perché, ragazzi, questo evento lo stavo aspettando da tanto, quindi ho le valvoline un po' via, non so. Detto ciò, ragazzi, vi ho detto tutto... A questo punto, torniamo seri, chi mai lo è stato serio, però chi se ne importa. Allora, abbiamo i nostri builder, avranno un'ora per scegliere la build da fare, ma avranno una linea guida, infatti sarà la sorte a scegliere il tipo di lotto, residenziale, bar, piscina, non lo sappiamo, passeremo dalle loro visuali, parleremo con loro per capire come builderanno, dove, perché, le misure... E tutto quello che faranno, e poi ovviamente partirà la poll e sarete voi a scegliere il vincitore. Quindi ragazzi, mi raccomando, siateci, restate in nostra compagnia e spero vi divertiate. Detto ciò, per il resto, ditemi un po' ragazzi dalla chat se la musica va bene, se va tutto bene, perché non so se è troppo alta, eccetera, se sentite bene le nostre voci, insomma, i tecnicismi, quelli belli, così almeno possiamo partire a bomba.
Io voglio la tazza UFF e allora la puoi trovare qua. Se volete è limitata per 13 giorni la collezione, ma se vedo che vi piace ovviamente la possiamo rifare, possiamo aggiungere altre meme, altre cose, ragazzi. Vediamo un po', vediamo un po'. In tutto complimenti perché siamo in 70. Ragazzi, bravo, grazie Maru. Mille. E vi ricordo ragazzi che se vi va potete subarvi gratis con l'Amazon Prime per avere delle soundboard di cui non mi vergogno, tipo questa. The Sims 4 Journey to Batuu Game Pack. Mio DLC è quella che penso già. Sì. E niente, vedo del pane a schermo. E ragazzi, per prima cosa direi che spieghiamo un attimo ai ragazzi e anche a voi come funzionerà il tutto. Avremo la ruota dei colori con i vari tipi di lotto. Vedremo un po' cosa viene fuori. Se uscirà un lotto residenziale dovranno un po' smattare, ma potranno giustamente usare il Move Object e anche il Debug. E soprattutto si possono anche ispirare da Google Immagini, non è niente di, come dire, è permesso. Se invece dovesse uscire, che so, la piscina, saranno più facilitati perché ogni lotto di Sims 4 vi mette giustamente gli oggetti per completare il lotto. Detto ciò, ragazzi, io direi la tazza con le piante, ragazzi, se va bene la campagna ve la preparo col cespuglio di Selvadorada, sappiatelo. Detto ciò, ragazzi, a questo punto direi che vediamo la scelta del lotto. Quindi, pronti? Ragazzi, siete pronti con la visuale? Siete in modalità compra e costruisci? Sì. Siete pronti tutti, ragazzi? Diteci un carichi. Po', diteci un po', carichi, parlate, diteci, ragazzi, voglio sentire la parola dei builder. Diteci un po'. Io ho paura di sbagliare. Ma no, ma si figura. Io ho paura di farti fare. Non so se sono nella cosa giusta. Ma beh, dai. Builder già qua dentro, esatto, abbiamo come un po' builder. Gabbo, Mino, sicuro, insomma. Sì, stanno... ma su Minecraft, non The Sims. Non è proprio la stessa cosa. Beh, l'importante è lo stile, a livello, no? Di intanto in chat scrivono Team e Mino a prescindere e non aggiungo altro. Il Mino ride, ma non aggiungo altro. Sarà il buon Mino a dirvi delle robe. Detto ciò, ragazzi, si va a 3, ruota. 2... Uno, gira la Vai. Ruota, yeah, yeah, gira la ruota, yeah, yeah, I nostri builder avranno un'ora di tempo per buildare una biblioteca su The Sims 4. Ok. Biblioteca? Sì. Allora, ragazzi, vi dico che potete usare tutto ciò che volete, anche il debug. Potete usare uno degli scenari di base, quindi Newcrest, Oasis Springs e Willow Creek. Ora poi passerò da ognuno di voi a chiedervi cosa volete fare e soprattutto avrete i puntatori che vi dicono cosa sta succedendo. Detto ciò, io vi muto un attimo, ragazzi, e poi passo da ognuno di voi perché vi lascio 5 minutini di tempo per scegliere un po' lo stile, piuttosto che le misure del lotto, insomma, andiamo con ordine. Quindi, ragazzi... No, qualcuno bara ha già iniziato. No. Allora, fermi. Ma io non sono io, intanto... è il debug. Intanto Little Pastry si è abbonato a livello 1, grazie mille ragazzi per tutti i sub, una fontana d'emozioni per tutti noi con la mia faccia brutta, sappiatelo. Detto ciò, ragazzi, mutiamo i ragazzi e diamo loro 5 minuti di tempo ragazzi per vedere che combinano, quindi buon ideuzza, buona ideuzza, ragazzi. Passerò da voi fra poco, sappiatelo. Quindi restate allerta. Ok. Perfetto. Loro non mi sentono più e noi non sentiamo loro. Ragazzi, è la prima volta nella mia vita che subo. Grazie mille Betadesi per l'host. Allora, ragazzi, cosa combineranno sti builder? Useranno un lotto piccolo e lo dettaglieranno e quindi saranno più furbi? O cercheranno di fare le cose in grande e prenderanno un lotto grande? Voi che ne pensate e soprattutto che pensate dell'idea della biblioteca? Ditemi un po', perché in realtà è un lotto facile, se ci pensate basta che mettano tante librerie e la sfangano. Ma voglio capire come si comportano. Voi che dite in chat? Ditemi un po', ragazzi. E intanto vi ricordo, grazie mille, Jovi Games, grazie mille. Vi ricordo che sono anche, grazie, sono attive le sfide della community per Mino Gioca, il mio Fall Guys, e anche per l'acquisto del DLC.
Secondo me grande gli esce male. Voi che avreste fatto, ragazzi, con queste dinamiche? Anche perché, ora che passiamo da loro, spiegherò i tre, giustamente, i tre principi. Ovviamente dobbiamo avere dei valori, dobbiamo avere l'ambientazione. È molto importante l'ambientazione, perché ok la libreria, ma voglio capire se fuori mettono il giardino o no. La coerenza, quindi voglio che giochino anche sul fatto che il lotto deve essere coerente, non possono fare tutto il lotto giallo e poi mettono una roba viola, esempio. E soprattutto la giocabilità, perché i nostri sim ci devono poter giocare dentro, quindi se non stanno attento con, se non stanno attenti col debug o gli oggetti, finisce male. Ragazzi, aspettiamo ancora un po' e poi andiamo a sentire uno per uno le loro idee. Ditemi un po', ragazzi, se vi sta piacendo questo evento, che giustamente è ispirato allo Sparks, ve lo dico. Ho anche chiesto agli sviluppatori, ho parlato con loro, e mi piaceva l'idea di ispirarmi allo Sparks per questo live event, che spero vi stia piacendo, ragazzi. In futuro ce ne potranno essere anche degli altri. Io spero vi piaccia l'idea, ragazzi. Non l'ho vista fare da nessuno, io volevo fare qualcosa di diverso. È strano per me essere presentatore e non buildare, ma vedere altre persone che lo fanno, e soprattutto persone che non lo fanno tutti i giorni. Quindi sicuramente sarà divertentissimo, perché smatteranno per mettere una scala, un muro. Insomma, ragazzi, ci divertiremo oggi in live. Intanto sono le 17:16. Direi che cominciamo fra un po' a fare delle intervistelle, uno per uno ce li prendiamo e capiamo che succede. Sappiatelo, sappiatelo. Spero vi piaccia l'idea, ragazzi. Si cerca di fare sempre di più, insomma. E vi ricordo, ragazzi, che attivo da oggi lo shop, se vi va, il plambobbino, con logo e la M, vedete che è la M di Maruko. Se vi va, trovate tutta la collezione, dalle tazze, secondo me sono bellissime, e ringrazio davvero per quest'idea, ragazzi, sia i ragazzi della Multicore, ma anche Laura, i moderatori che mi hanno spinto a farlo, perché io ero titubante e non sapevo se vi sarebbe piaciuta un'idea del genere, quindi spero apprezziate anche il mini shop. Detto ciò, io vedo che stanno cominciando, ma non hanno capito che partono da quando voglio il via. Ragazzi, cittano, fermi tutti che mo cittano. Vediamo un po' chi è Dan, fermi che adesso andiamo da Dan e via. Allora, ok, ragazzi, vorrei parlare un attimo col buon Dan. E là. Ok, signor Dan, mi dica, sì, cosa ha pensato di fare, in quale scenario, ha più o meno un'idea. Allora, ho scelto la punta. Aspetta, Maru, fermi, Maru, sì, Maru, sì, Maru. lo vedo. Okay. Ragazzi, sono a metà, ragazzi, c'è chi si fa in quattro, c'è chi si fa in metà per fare i layout, quello sono io. Ok, scusate se vi ho interrotto. No, eccolo qua. Oh, ragazzi, e intanto Martina, grazie mille per i 100 bit, e mi scusi, signor Dan, mi dica. Sì, no, ho scelto questo lotto perché ho idea di fare una biblioteca un po' grande, ma stavo guardando anche un po' su Google le biblioteche, e quelle belle sono quelle proprio grandi con le colonne, volevo fare una roba del genere. Vedo che hai scelto il 50x40 di Newcrest, una scelta ambiziosa, signor Dan. Ciao a tutti intanto. E hai più o meno un'idea? Ti stai ispirando a qualcosa di moderno? Sì, allora l'idea è quella di creare un sentiero di entrata con un cancello. Vedo che riesco ad arrangiarmi, insomma. Okay. E poi un parchetto qua, pieno di panchine. Comunque il luogo dove gli studenti o chi va in biblioteca può riposarsi, mangiare. Comunque, e poi la biblioteca che sarà più o meno, che ricoprirà questa zona qui, insomma. Quindi questo qua per ora, okay, l'idea. Ok. Intanto voi avete sentito il buon Dan, prendete nota, signori, eh. Intanto direi che vado a parlare con il signor Lore, andiamo per ordine. Sì. Quindi, perfetto, grazie mille. Anche io ho scelto il lotto grande. Ora lo vediamo il suo lotto. Ecco qua la visuale del buon Lore. Sì. Lo stesso lotto? No, perché sì, a me... siamo a Willow Creek. Sì, siamo a Willow Creek, ho scelto il lotto grande perché... in teoria la biblioteca per me deve essere bella grande, deve essere accogliere studenti, lettori, e mi piacerebbe farla un pochino allo stile delle biblioteche americane, quindi non troppo antiche, ma quello stile classico, col legno. Però nel frattempo, visto che ho fatto il lotto grande, vorrei ispirarmi un pochino anche a quelle
che abbiamo perlomeno qui in Lombardia, che hanno anche annessi dei parchi in cui poter studiare all'aperto. Mi piace come idea, Lore, mi piace. E devo dire che già in due avete scelto dei lotti grandi, quindi siete ambizioncelli, ragazzi. Sono contento. Sì, l'ho scelto nel tratto del sim. Bene, bene. Allora, grazie mille, Lore, e a questo punto io andrei giustamente a chiedere al buon Nico cosa sta costruendo. Ehi là. Eccolo qua. Ehi là, ehi là. Anche io mi ritrovo... Eh già, anche io mi ritrovo in un lotto bello grande, sono sincero, perché volevo anche io, come un po' hanno detto gli altri, costruire qualcosa di grande, almeno provarci, in modo tale da dare tutti gli spazi necessari, perlomeno secondo me, agli studenti che dovrebbero, in teoria, andare a studiare in questa mia biblioteca. Aiuto, allora, non ho ancora un'idea ben precisa, ti sono sincero, vorrei puntare a qualcosa di... moderno ma non troppo, quindi comunque di adatto alla società di oggi, ma al punto giusto per comunque non risultare esagerato, non risultare ok, forse sbagliato. Mi piace, no assolutamente, sentitevi liberi di ispirarvi e di usare ciò che volete. Mi sta stupendo il fatto che state scegliendo dei lotti relativamente grandi, quindi ho grandi aspettative, ma vi do un indizio, ragazzi, se mi state sentendo. Sapete che anche io buildo su lotti grandi e ho una tecnica per riempire i lotti e non dico altro. Quindi, ragazzi, questo è un indizio. Ok, direi che vado dal buon Gabbo a sentire un po' le sue idee, ragazzi. Perfetto. Poi vi do io il via, signori. Tanto adesso parlo... Sì. Oddio, c'è già chi... Migliorano New ha già fatto la biblioteca. Vabbè, diciamo che cominciate a buildare, signori. Facciamo così. Bene. Ah, quindi iniziamo? Sì, però adesso ti chiedo, prima Gabbo, intervisto. Ti vedo dove stavi. Gabbo stava allora... nello scenario. Stava aspetta, guardando se c'era Batu allora... da qualche parte. Ok. No, è perché non ho capito come si fa ad uscire da questo scenario. Ok, adesso te lo spiego. Ok, vedo vedo il caricatore. Era di qua? Dimmi che era di qua. Esatto. Ok, aspetta allora che selezioni uno scenario e poi vengo ad intervistarlo. No, adesso scelgo. No, perché ti spiego. Okay, volevo scegliere un lotto piuttosto piccolo ed ero andato per un 30x20. Il problema è che 30x20 era forse fin troppo piccolo, quindi non so, stavo cercando una via di mezzo. Ok, 40x20, 30x20. Intanto che tu scegli il lotto, Gabbo, hai più o meno un'idea? Ti stai ispirando a qualcosa da Google o ancora brancoli nel buio? Sinceramente, allora, un'idea ben in testa non ce l'ho, ma non voglio ispirarmi da Google. Piuttosto faccio una schifezza, ma la faccio con le mie capacità. Ok. Allora, intanto sicuramente appoggio... Dica. Appoggio l'idea di fare un cortile intorno alla biblioteca, anche perché ovviamente fare solo la biblioteca in sé... è difficile riempire il lotto, quindi sicuramente una zona relax fuori, magari non vi dico come la farò, però nel senso una zona relax fuori, secondo me può fare al caso nostro. Poi insomma, vedrò di utilizzare il terraforming, qualcosina di interessante la tiro fuori, però un tema preciso non lo so. Allora, ho dato un'occhiata al gioco base ed effettivamente gli scaffali, insomma, per le biblioteche non è che siano proprio tantissimi, sono un po' antichi, se vogliamo, hanno sempre un po' quello stile, ecco. O ti sposti nelle biblioteche moderne, ma io e il moderno non andiamo d'accordo, oppure tocca stare su qualcosa di più antiquato. Quindi sì, starò su qualcosa di un pochettino più vecchiotto, magari cerco di modernizzare, di portare il lotto ai giorni nostri tramite poi il contesto, eccetera. Perfetto, allora ti lascio creare. Prima di andare da Mino, rispondo alla chat dicendo che sì, ragazzi, i builder hanno solo il gioco base, ma vi ricordo che possono usare il move object, alzare e abbassare gli oggetti e usare la modalità debug. Detto ciò, vedo la visuale di Mino già all'interno, quindi vado a vedere che sta combinando. Gabbo, grazie mille. E si va da Mino. È sbagliato. Fermi tutti. Ok, devo fare... Fermi tutti. Dove sta il buon Mino? Dan, Lore, Nico, Gabbo e signor Mino. Eccola qua, signor Mino, ma salve!
Salve, salve, tutto bene? Tutto bene? Dica, dica. Ma vedo che è già pronto, ma mi dica che sta partorendo, signor Mino, mi dica. No, allora, io ho pensato a una biblioteca, come ha detto lei, come hanno detto i suoi bellissimi e fantasmagorici persone, iscritti, follower, che sono lì in live, che ovviamente dicono che è colpa di Mino. Infatti, certo. Questo, ragazzi, è ovviamente sto ricostruendo il Cluedo, ovvero è Mino col candelabro in biblioteca. E questo, quindi sto facendo il mi sto, diciamo, un attimo collegando a Cluedo, alla biblioteca di Cluedo. È pazzesco. E quindi allora vediamo cosa, come verrà fuori. E sto un attimo vedendo, cercando anche di capire come funziona, perché è la prima volta che faccio qualcosa su The Sims, però c'ha delle belle cose, eh? Cioè, se Minecraft avesse queste cose, Ok, ma lo sanno che possono impostare il lotto come biblioteca per avere un aiuto extra? Oddio, pensavo l'avessero già fatto. Sì. Allora, in alto a destra, ragazzi, avete l'iconcina della casetta. Cliccateci, lo faccio vedere dalla visuale di Mino, e tipo di lotto scegliete biblioteca. Come vedete, avrete i requisiti che vi aiutano a capire almeno gli oggetti di base che richiede il lotto. Ovviamente, per dire, richiede 3 librerie, ma ne potete mettere anche 80. L'importante è che siano almeno 3. E questo vi aiuta. Detto ciò, vado dal buon New a chiedere, perché vedo anche New che sta cominciando a buildare. Grazie mille, Mino. Ci risentiamo fra poco, ragazzi. Vado da Ciao! Signor New, ma salve, voilà, ma che mi sta combinando? Sì, tante cose. Vedo, dica. Il signor New, in realtà, ragazzi, è uno dei partecipanti, credo, più skillati su The Sims, perché il buon New ci gioca. Quindi ci dica, cosa vuole fare? Beh, in realtà non ho un'idea precisa, sto un po' tentando. Ho già fatto l'errore di aver creato un lotto residenziale, qui non posso mettere biblioteca e altre cose, quindi o mi tocca fare tutto da capo o mi tocca continuare con questo. Eh sì, perché sei entrato nel lotto con un sim, quindi forse devi... Ho fatto un errore... Esatto. Okay. Però cosa hai più o meno un'idea? Qualcosina? Un po', una cosa un po' più gotica, probabilmente, ho puntato. O quella strada lì vorrei puntare. Più che altro. Ok, gotico, una cosa... mi piace. Sì. Ah. Quindi bisogna vedere cosa riesco a fare adesso. Va bene, vai, lo accetto. Ragazzi, adesso... Vi chiedo brevemente, un po' a tutti, quindi se vi va smutatevi, adesso stiamo sulla visuale di New, non importa, che ve ne pare del building? Voi che appunto venite da Minecraft e venite da altri menu, che ne pensate? Partiamo da Dan, cioè è difficile buildare, lo trovate intuitivo? Prima di partire da Dan, scusami, non ho capito come si fa a mettere la griglia, altrimenti non ti vedo niente. GG. In che senso? Aspetta, Gabbo. E vorrei capire, dica. Cioè voglio terraformare per capirci, però non riesco più a vedere la griglia e a me devi la griglia serve. Devi cliccare la G. E clicco G, però diventa tutto più chiaro, ma la griglia non la vedo. Oddio, vediamo un po' la visuale di Gabbo. Fermi tutti, SOS Gabbo. Eccolo qua. Allora. Cioè, si vede un secondo. Cioè G ritorna normale, G diventa verdino, ma non vedo la griglia. Perché per vederla devi togliere lo strumento terreno. Se tu togli lo strumento terreno, riveli la griglia. Ma se io devo fare il terreno e mi serve vedere la griglia, come faccio? Scusa. Chiama l'Electronic Arts. Cosa? Non l'ho detto. Cioè, ragazzi, no, non l'ho detto. Ragazzi, mi dissocio da me stesso. Detto ciò, signori, oltre al fatto che Gabbo sta cercando di fare qualcosa col terreno, intanto Lens Royale 2512, non riesco a leggere, ora un follow, benvenuto nella nostra community. La domanda di prima è comunque valida, cioè lo trovate intuitivo, riuscite a buildare tranquillamente, avete delle difficoltà? Diteci. Io ho un problema. Dica. Andiamo, SOS Nico. Non so se riesce a vedere la mia visuale. Eccolo. Però i miei ultimi 5 minuti sono qui. Ok. I miei ultimi 5 minuti sono legati a... Come faccio a vedere dentro? Cioè, non, tranne che non riesco a regolare l'altezza della casa. E non so perché. Allora, per regolare l'altezza devi cliccare sul muro. Uno qualsiasi. E come vedi, hai l'altezza massima. Vedi il puntatore. Ok. Ah, il massimo è questo? Esatto. Per vedere ti conviene fare 2 piani. Ti do un piccolo aiutino. Quindi tipo dovrei fare qua.
Esatto. Esatto. Per quanto riguarda invece il vedere all'interno, se vai in alto a destra, vedi che ci sono due freccette, esatto, di fianco, una su, una giù, esatto, e vedi i piani. Intanto, grazie, hanno riscattato in evidenza il mio messaggio. Io farei una biblioteca moderna con molte vetrate e lucernaria, tre piani con un buco al centro. Ragazzi, vi do gli spoiler della chat, ve lo dico. Grazie, chat. Esatto. Per il resto, invece, gli altri, che mi dite di questa vostra esperienza su The Sims 4? Potrò dirlo tra un po', ma il building, se si sanno gli oggetti da usare... Non tutti, perché la vegetazione non è che mi convince molto con il gioco base. Ok. Ma il resto mi piace come decorazioni. Questa è la visuale del buon Dan, eh? Ok. Sì, sto facendo un recinto intanto. Vedo. Ci mettiamo, vediamo questo, come funziona. Bene. Sono le 17.30, ragazzi, quindi direi che avete ancora un bel po' di tempo. Vedete un po', valutate il fatto di usare anche i cheat, ragazzi, ve lo dico perché è importante anche usare i cheat. E per il resto io mi muto un attimo, vi ho sentito tutti, e torno fra pochissimo. Quindi voglio sentire un po' la chat. Quindi ragazzi, a dopo. Ah, bene. Ciao. Ok. Quindi ragazzi, che ne pensate di quello che sta succedendo? Diteci un po', dite un po' in chat. Tutti sono partiti con dei lotti grandi. E questa cosa è strana, perché effettivamente grande è più facile, più piccolo è più difficile se lo devi dettagliare, quindi sono stati furbi. Però è grande, in un'ora, ragazzi, non avendo mai giocato comunque pochissimo a The Sims, è tosta, eh? Usate i cheat, sì ragazzi, almeno il debug, il move object glielo diamo, signori. Io penso che dovrebbero evitare di fare scatole. Io sono curioso di Dan. Ragazzi, il rischio scatola è dietro l'angolo. Tutti noi, quando abbiamo iniziato a giocare a The Sims, per la prima volta abbiamo fatto le scatole. Ragazzi, e io, dopo 6 anni, continuo a romperle. Ma quello è un altro discorso. Però, scherzi, mi fanno un po' tenerezza. Io sono molto curiosa di vedere che esce fuori. Anche io. Spero, ragazzi, vi stia piacendo davvero questa roba qua. Io sono contentissimo di oggi, perché... è tanta roba. Ragazzi, sono contento di aver fatto questo show. Spero vi stiate divertendo con me. Soprattutto a vederli, perché adesso io li ho mutati. Vediamo un po', ragazzi, come si metteva la musica. Per oggi non l'ho messa, perché vorrei che ci fosse la musichetta in sottofondo. Detto ciò, ragazzi, io però andrei di nuovo qua. E partiamo da Dan. E senza... Dicevo, partendo da Dan, senza che loro... rispondano. Sì, certo, possiamo. Certo, voi potete assolutamente dare consigli che io rigiro a loro. Certo, ragazzi. Le tazze. Sì, ragazzi, vi ricordo che potete passare dallo shop della collezione Plan Bob, che è questa. Spero vi piaccia, ragazzi, l'idea. La trovate. E per il resto, ragazzi, avete le t-shirt, le felpe, eccetera. Quindi, come non vedi più la live? Ragazzi, la pubblicità parte, ma in realtà dovrebbe finire tra poco, ragazzi. C'è il break pubblicitario, ma mi vedete, credo, in alto. Quindi si sta tornando. Ok, ora sono tornato. Perfetto. Dicevo, ragazzi, che c'è lo shop. Potete abbonarvi con Amazon Prime gratuitamente. Poi potete fare tutto ciò che volete. Seguitemi su YouTube se vi va, perché ragazzi sto preparando la programmazione di ottobre, bella varia, serie nuove, cose nuove, e ragazzi sono molto contento. Gabri, cosa è successo? Stiamo facendo il build show partendo da Dan, l'abbiamo visto, Dan è ancora alle prese con il recinto, mentre vedo che Lore sta cominciando a buildare l'interno. Hai puntato la felpa unisex? No, assolutamente, darò anche altre direttive e ragazzi voglio che voi siate assoluti protagonisti del build show, quindi voglio capire, quindi se vedo che so che magari fanno delle stanzette posso dare qualche indizio all'uno piuttosto che all'altro, li aiutiamo ragazzi, perché vedo Lore ha fatto tutte le vetrate, molto biblioteca sta cosa e sta facendo una sorta di reception. Il video dell'altro giorno l'ho registrato ad agosto. Sì, ragazzi, perché mi sto portando avanti con la programmazione, perché effettivamente devo. Che vuol dire quando riscatto un bonus? Che potete usare i plan bobini del canale per riscattare i bonus.
In tutto ciò siamo 80 e ragazzi vi ringrazio tantissimo per essere in mia compagnia, in nostra compagnia, e ringrazio tantissimo ragazzi, i ragazzi del Multicore, perché si sono prestati per questo show e per queste mie idee malsane e sono contento di vederli buildare. Questo è Lore, Lore sta usando uno stile classico, vediamo un po' Nico. Nico sta mettendo delle panchine che sta ridimensionando, ma loro non sanno che ridimensionate i sim. Ho paura, perché ridimensionate i sim devono essere funzionali. Va bene, Nico e le panchine giganti prossimamente al cinema, ragazzi, sappiatelo. Gabbo è partito, guardate Gabbo che sta... Gabbo sta puntando in alto. Gabbo è intraprendente. Guardatelo un po' che usa lo strumento terreno. Terreno! Ma io ci ho messo 4 anni per iniziare ad usarlo. Gabbo è partito. Mi piacerebbe portare questa cosa con i tuoi iscritti, mi piacerebbe in futuro farlo anche con voi, ragazzi, ma si deve organizzare. Quindi nessuno mi vieta di pensare che la prossima volta, il prossimo show, lo faremo insieme se vi va e se vi sta piacendo. Assolutamente sì, mi piacerebbe tantissimo. Guardate Gabbo! Gabbo sta secondo me a Gabbo passa l'ora per fare la montagna e non builda nulla. Non lo so. Spero di no. Ma potevano farla anche all'aperto, in mezzo a un bosco, con le librerie. Non ci hanno pensato. Cioè, tutti si sono buttati su una struttura. Però in realtà, se tu ci pensi, i requisiti non richiedono i muri. Ok, possono fare il gabinetto, ma potevano fare anche qualcosa nel bosco. Non ci hanno pensato, ragazzi. Sarebbe stato più facile. Intanto, Gabbo è qui, voglio vedere Mino. Mino è indirizzo. Mino è furbo. Guardate Mino. Mino ha finito praticamente, ha messo le librerie, ha messo il pianoforte, ha messo gli oggetti con i trucchi. Ragazzi, Mino sta ridimensionando e mettendo. Signori, tenete conto per le votazioni, anche di come si comportano con tutte le cose. Vedo che utilizza la tecnica di cercare le cose per nome. E questa cosa è carina. Ok, la guardate un po'. Sei sicuro che Gabbo non abbia mai giocato a The Sims? Contando che ti batte sempre indovina chi? Ci gioca, ma in realtà so che trova delle difficoltà. Vabbè. Mino è partito alla grande, sappiatelo. Vediamo un po' New. Voglio vedere New. New sta andando sul classico. Librerie collegate. Perfetto. New in realtà gioca a The Sims, quindi dovrebbe essere un pelino più, come dire... avvantaggiato da tutto ciò. E infatti ha fatto un bar, una sorta di caffetteria all'interno della biblioteca, e sta facendo qualcosa di classico. Mi piace, sta ridimensionando e girando. Sicuramente stanno usando tutto il move object, perché assolutamente lo stanno usando. Però ragazzi, procedono. Che ve ne pare? Adesso riandiamo a chiedere cosa stanno combinando, Adesso andiamo di nuovo. Voglio vedere Dan. Dan è fermo al recinto, ok. Vediamo un po'. Lore invece sta come... Lore mi conosce. Lore mi conosce. Guardate il giochino con le siepi. Credo tu abbia ragione. Sì, a New manca il tetto. Vero, vero. Guardate Lore. Lore è partito in pompa magna con le decorazioni, con tutti gli oggetti. Signori, wow. Bella lì per Lore. Lore mi conosce e probabilmente ci metterà un sacco di piante, ma ovviamente siete voi a dover votare, non io. Io, ragazzi, assolutamente. Il Discord è pubblico e ci potete anche raggiungere per giocare ad Among Us, ragazzi, se venite a trovarci qui. Eccolo qua. Io voterei tutti, assolutamente, anche solo per l'intraprendenza, se lo meritano tutti, ragazzi. Ma guardate Lore, che lavoro di piante, però non posso influenzarvi. Il voto è vostro, io sono solo commentatore, motivatore e niente. Quindi vediamo un po'. Invece, per quanto riguarda Lore, ok, vediamo un po' il buon Nico. Nico ha rifatto tutto. Ah no, questo è Gabbo, scusatemi. Gabbo, esatto. Gabbo sta facendo qualcosa di piccolo. Gabbo sta facendo qualcosa di... Gabbo è furbo. Credo abbia rinunciato definitivamente alla montagna. Qualcuno ha detto montagna. E sta facendo qualcosa di più piccolo. Ok. Molto più... Gabbo è furbetto. Probabilmente vorrà riempire tutto il lotto di piante, conoscendolo.
Non lo so, ragazzi. Vediamo invece Nico che ha fatto qualcosa di gigantesco. Ok, molto di Sims 1, se posso, e di Sims 2. Sicuramente un lotto molto molto allegro. Nico è partito dai pavimenti e dalle pareti, cosa che io non faccio. Vedete che ognuno di loro si sta approcciando in maniera diversa. C'è chi sta facendo qualcosa di piccolo, c'è chi si sta occupando dell'arredo, ma non delle pareti. C'è chi invece si sta occupando di pareti e pavimento. The Sims 4 è bello per questo, ragazzi, perché tutti noi ci approcciamo adesso in maniera diversa. Siamo tutti diversi, ragazzi. C'è chi non fa neanche i bagni, per dire. Quindi è una cosa molto molto bella. Il pavimento no, ragazzi. Votate, votate. Ragazzi, poi votate. Ok. Nico è bello intraprendente. Mi piacciono un sacco quelle due panchine, ma notare che c'è un lama che guarda all'interno. E la fontanella. E la fontanella. E due panchine di legno. Quindi comunque l'ingressino Nico l'ha fatto. Bisogna dare un punto al buon Nico. Voglio capire invece Nico, ok. Voglio vedere il buon Mino. Mino sta girando la visuale. Mino è già oltre, ragazzi. Mino è già oltre. Esatto, Gabbo conosce i tuoi gusti. Potrebbe puntare su quello, sì. Ma sarete voi a votare, non io. E loro lo sanno. Quindi il mio voto non vale niente. Non posso. Perché ha messo delle tombe Gabbo là fuori? Ah no, è Mino. Mino ha messo le tombe di Among Us. Mino ha messo le tombe di Among Us. Qualcuno lo fermi. Fermi. No, allora, fermi tutti che mo ne devo parlare. Ok. Scusate, ragazzi, vorrei parlare un attimo, salve, col buon Mino e chiedere chi è l'impostore e i corpi sotto quelle tombe, signor Mino, perché stiamo guardando la live e c'è un po' tempo. Sta roba delle tombe. C'è un silenzio di tomba, allora, nel suo lotto. Dica. Allora, sì, allora, vedi, là, questo qua è Dan, che l'ho ucciso in Electrical. Questo è Gabbo in Medical. Quadri. Questo era in Weapon. Questo poi c'è il signor Meta, anche lui l'ho ucciso perché basta, sempre dire Meta, non è lui, sono io e Meta è morto, quindi l'ho messo lì. Signore, niente. E mi volete dire che io sono ancora vivo, cioè Krillin è ancora vivo in tutto ciò, la ringrazio signor Mino per l'infinita fiducia, solo per oggi, poi quando rigiochiamo ad Among Us probabilmente il primo che schiatta so io. Perfetto. Maru quello sempre. Ok, vedo però che il buon Mino è bello bello spedito con la build, ragazzi. Ma andiamo di nuovo con ordine, mi scusi, sono partito da Mino perché le tombe mi hanno triggerato. Partiamo di nuovo dal buon Dan. Signor Dan, mi dica... Salve, mi dica. Sto facendo prima l'esterno perché mi trovo più comodo ad adattarmi. E questo sarà il parcheggio della biblioteca. Ora, con gli oggetti del bug posso mettere le macchine... adesso vedo come fare le strisce. Ok, va bene. Come posso fare le strisce e poi procedo con la biblioteca e poi il parco. Okay. Senta, grande capo, la interrompo. Arrivo dal signor Gabbo, aspetti, ecco qua, è lei, giusto? No, questo è il signor Mino, mi scusi. Sono quello che sta a giocare col rubinetto. Dica, signor rubinetto, mi dica. No, è normale che se io ingrandisco il... Lo specchio succede questo? Sì, perché gli specchi non si possono ridimensionare. Su The Sims 4 fai reclamo come prima lì. No! Usa specchi più grandi. Oppure usa, se posso dare un consiglio, puoi usare anche uno specchio da terra col Move Object e fare in modo che lo puoi sollevare e renderlo più grande. Devono fare tutto questo in un'ora. Ce la faranno, dice la chat. No, ragazzi, che risponde? No, allunghiamo, ragazzi. Che rispondete? Prego, allunghiamo. Ovviamente, ragazzi, mentivo. Hanno tempo fino a domani mattina alle 6 per finire la build. Non è vero. Fino alle 3 dell'anno prossimo, però. Quindi al 10 giugno. Dica. Ragazzi, ma qui il Covid, però, in questi bagni è impossibile mantenere distanze di sicurezza, E poi, soprattutto, è impossibile avere delle salviettine. Cioè, che in biblioteca devo usare l'asciugamano che usa quello prima? Cioè, ma cosa mi stai chiedendo di fare? In tutto ciò... Cioè, Pensa a questa persona che entra in biblioteca, si trova sulla sinistra il cesso, entra e deve usare la salvietta che il giorno prima il tipo ha usato per asciugarsi le mani. Cioè, ma ti pare? Hai troppe pretese. Sì, per me è l'assassino, ragazzi. Esatto. Lo vuoi.
Signor... Ok, però vedo che sta procedendo. Il signor Gabbo, lo dico, ha già usato due spuntine dei requisiti, signori. Ora vedo il signor Lore. Ah, sì? L'ho vista prima fare un bel lavoretto di siepi, ma il mio voto non conta, quindi sarà la chat a votare. E vedo che sta contornando tutta la struttura, tante finestre, tante siepi, tutto attorno. Eh sì, perché deve essere bella luminosa la biblioteca, se no come si legge? Ok, ok, intanto mi dicono, io... su Get to Work c'è il distributore, ragazzi, è gioco base oggi. Dica, signor Mino. E ho un problemino. Un problemino, dica. Detto da te. Allora, come si fa a colorare il pavimento? Devi selezionare la casa in basso a destra. Ok. E poi c'è la carta da parati, vedi, nel disegnino. Ora tu stai selezionando le finestre, la porta, quelle sono le fondamenta, i muri. Devi andare, esatto, l'altra parete della casa. Vedi che c'è la carta. Ok, quella è la carta. No, fermi tutti. No, allora. Ecco, adesso sei sulle finiture fregi, scendi in basso, di fianco alla porta, vedi l'altra parete della casa? Ecco, vedi, quelli sono i pavimenti e invece l'altro lassù sono le pareti, le carte da parati, troverete tutte le cose. Intanto, voglio vedere un attimo, signor Newma, che mi combina quante librerie, mi dica. Un po' di librerie alternate qui, quindi... Ho sbagliato pure, che bello, me ne sono accorto adesso. Sto facendo un angolo camino, come quelle librerie un po' antiche, un po' gotico, un po' così, niente. Sto facendo una parte sala bar, ma dovremmo fare praticamente tipo i tavolini qui per leggere e una parte esterna. Ho intenzione di fare se ci riesco, più che altro, perché sto facendo la rincorsa praticamente. Okay. E quindi mi sto mettendo... lavoro, sto vedendo gli stili, un po' queste altre cose, i colori, per alternare un po' tutto sull'unico colore, perché essendo una cosa gotica, una cosa antica, volevo mettere tutto un... Perfetto, quindi... Ovviamente ragazzi, vi ricordo, anzi non ve l'ho detto, potete usare il contagocce per riselezionare l'oggetto, giustamente grazie chat, e potete anche shiftare per colorare tutta la stanza, quindi non una parete alla volta, scusate. Oh, grazie chat. Grazie mille. Perché se aspetti Amaru. Sì, davvero, diventiamo vecchi. Ok, è bello sorprendervi, mi piace farvi dei regalini a quasi metà del tempo. È la chat che ci sta facendo regalo. Ma è già metà, no scusami, non è possibile, io come... cioè, ma non... Amaru, no, non si può fare. Io mi dissocio. Ok, Nico si dissocia, mi spieghi un po' che sta combinando, signor Nico, mentre si dissocia, dica. Sì, mentre mi dissocio, sto iniziando a creare la prima stanza, la prima hall dove si studia sostanzialmente. Adesso l'idea è di suddividere tutto un pochino in stanze, vedere un po' e sperare di farcela nel tempo che lei ci ha dato, perché... cioè, è un po' avaro, se lo faccia dire. Signori, siete voi che avete scelto tutti dei lotti stragrandi, però... No, io non partecipo la prossima volta. I due più furbetti, se posso dirlo, sono Mino e Gabbo, che si sono tenuti sul piccolino e quindi li vedo ben avviati. Scusate. Però... Scusate, volevo prendere... No, andiamo avanti. Ok, non fatemi ridere. Ok, e nulla. Però ragazzi, come vi sembra sta build? Dai, adesso è passato un po' di tempo, raccontateci un po' a turno, senza accavallarci. Raccontate un po' alla chat, che ne pensate di sta sfida? Penso sia infattibile. È vero. Il problema è il tempo. È sempre... Non ci si fa. Sì, no, cioè, qualcosa si rampa, ma quanto tempo abbiamo ancora per capire, giusto? Io chi è che rampo? Io direi che possiamo fare fino alle 18:15, ragazzi. Dai, diamo qualche minuto in più su video. Ma io direi che fino alle 19... Doveva essere quasi... No, beh, fino alle 19... No, perché in realtà c'è la poll... Quindi in realtà vorrei lasciare... Ma sì, ma non c'è da fare dopo, tranquillo. C'è la pula? Non capisco. La pool. No, è l'ora di cena, per quello c'è la pool, solo per quello.
Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che potete anche mettere i muri invisibili per aiutarvi con le proporzioni, eccetera. Perché vedo il buon New, ad esempio, che sta mettendo un sacco di librerie e lo vedo bello bello volenteroso. Ed è grande il suo lotto, ma anche quello di Lore è grande, senza contare che sto facendo quello di Dan, che sta iniziando a mettere ora i muri della grande biblioteca. Sì, vedo, la faccio, tranquillo. Ok, perfetto. Ok. Io mi dissocio, se no non ce la faccio. Anche mi dissocio. Ho visto qualcuno con dei DLC. Sì, alcuni di loro hanno i DLC, ragazzi, ma ovviamente la sfida prevede solo l'utilizzo del gioco base. Assolutamente. Esatto. Perché alcuni non ce li hanno i DLC, quindi per partire alla pari mi sembrava più giusto. Okay. E soprattutto comporta la mancanza completa del rispetto, come diceva Gabbo, delle leggi anti-Covid. Quindi scusateci, ma ok, abbiamo poco tempo. Esatto. Un piano. Sì, lo forte. Vedo, lo vedo. Ora potresti fare anche il secondo. Sì. Ah. No, aspetta. Dica. Oddio, il tetto! Se... rimane vuota. Cosa? Eh? Senza tetto, vai. Vi ricordo, no, ragazzi, che dovrebbe avere una funzionalità. Cioè, nel senso, se ci mettete il tetto... Ah, funzionalità, sì, mica tetto. È vero che tanto è il gioco base, non hanno stagioni, ragazzi, quindi va benissimo così. Non piove. Però, adesso che siete a metà dell'opera... Ma dove? Nel senso del tempo. A nessuno di voi è passato per la mente di fare un bagnetto 4x4, 2x2 e fare una libreria all'aperto senza neanche smattare a fare i muri, ragazzi? E adesso ve lo dico. Sì. E voglio vederti d'inverno alla biblioteca in aperto. Che fai? Non ci sono stagioni. Sì, capito, ma può piovere anche d'estate. Può piovere ovunque. A prescindere dalla stagione, piove in Italia, te lo posso assicurare. Ma poi su The Sims 4 base no. Cosa, però. Ma su The Sims 4 base no. Ovviamente potete anche usare ovviamente dalla chat dicono che se non volete usare i tetti, che è uno strumento un po' ostico, potete anche rifinire tutto il tetto con dei muretti a mezza altezza e fare una sorta di libreria un pochino più moderna. Vi stanno aiutando dalla chat, signori. Grazie chat. Grazie chat. Grazie. Vediamo un po'. Io dalla chat non voglio nessun aiuto. Ok, sì. Fatemi vedere. Ok, questo è Mino. Vediamo la sua visuale. Vedo che il signor Mino cerca gli oggetti per nome. Ok, non per categoria. Anche io? Non si può? Certo, no no, sto facendo notare alla chat come ognuno di noi si approccia a The Sims 4 in maniera completamente diversa. Credo sia una cosa bellissima. È bello è quello. Cosa state facendo? Ragazzi, cosa state facendo? Rispondete voi. Uccess. I bagni. Quello sempre, dai, Nico. Quello sempre. Ah, ok, scusa. Sto abbozzando una discoteca. Sì, una discoteca. Una biblioteca. Una biblioteca che sicuramente farà obbrobrio. Ok. Ma detto ciò, cosa c'è l'acquario. Ma posso fare pure le opere d'arte qua, stupendo. Vai, ma la cicletta in biblioteca non la metti, scusa. La volevo mettere pure io, la cicletta. Te lo dici tu. No, dai, inizia a fare le task che mi dice il gioco qua, altrimenti poi si lamenta, che non faccio le cose, ma come si permette? Task. Allora, posso chiedere, Maru, chi è che sta buildando il secondo piano? Non ha messo le scale. Ragazzi. Ciao. Ciao Nico. Ok, devi mettere le scale. No, ma piuttosto... devo pensare se fare un secondo piano, cioè quello è il piano. Piuttosto, ragazzi. Ah, eccolo qua, il signor Mino sgamato. Signor Mino sgamato, non mi vorrà mica dire che nella scacchiera ci ha messo delle poltrone. Ciao Peppe. Quelle non funzionano, devi mettere le sedie normali, ti stanno aiutando dalla chat. E lo capisci perché mettendo le sedie normali si collegano alla scacchiera. È vero, ma io devo mettere le sedie da soggiorno, ma sei fuori? Ma perché sta cosa? Perché The Sims, lamentati con ieri. Dai, cioè te allora in questa terrazza useresti una sedia e non la poltrona comoda? Cioè... No, quelle plasticose, Mino, quelle da 20 euro su AliExpress, usa quelle, Mino, usa, mi dissocio da AliExpress, ragazzi. Sì. In tutto ciò,
Maru l'impostore di tutto ciò. Ieri ho scritto una recensione fantastica per Bakugo, che mi è arrivato ieri di My Hero Academia, perché voglio vincere gli omaggi. Quindi ho detto, Mari, se faccio una recensione carina magari mi danno qualcosa in omaggio. Io ci ho provato, so, non povero, funziona niente. Molto. Comunque, questo è off topic. Detto ciò, vediamo un po' i ragazzi. Ma Dan? Sì? Ma il signor Dan, vedo delle pareti, dei muri, delle porte. Mi dica tu. Ha visto? La vedo, la vedo. Incredibile. Sì, ho iniziato ad abbozzare la struttura. Okay. Sarà un due piani e adesso sto facendo il bagno qui. Ci sarà due stanze che si dividono, qua si entra. Poi ci sarà il bagno per le ragazze, il bagno per i ragazzi. Qui ci sarà una specie di reception e dietro a questa reception una scala per salire al secondo piano dove si troverà la biblioteca. Direi che il signor Dan ha le idee chiarissime e voglio vedere il signor Lore. Vi faccio vedere le visuali in fila, eh. Oh, signor Lore. Sì. Io ho qualche problemino un attimo con la compenetrazione degli oggetti, già. Però vabbè, sto... Lo so. Dovrei riuscire a risolvere la questione. Guardate i signori che mi usano i trucchetti, sono fiero di voi, papà è fiero. Cosa? Niente, lascia stare. Andiamo avanti. Niente, ho fatto i bagni e adesso mi sto dedicando appunto alla libreria. Eliminazione dei rifiuti? È qualcosa che metti a parete per eliminare i rifiuti. Cioè? Un cestino, cioè, a parete, Gabbo. Un cestino a parete. No, un cestino, no. Quello è letterale. No, l'eliminatore dei rifiuti. Ah, ma scusate ragazzi, ma è arrivato il tempo di spoilerare un'altra funzione ai ragazzi. Certo che lo è. Se voi cliccate sugli oggetti dei requisiti, vi porta direttamente alla categoria. Cosa aspettavi dirci? Sono cattivo, sono cattivo, ragazzi. Vi voglio vedere buildare, ragazzi. Che The Sims 5 è multiplayer, ve lo dico. Una domandina. Dica, anche due. È possibile spostare più oggetti in contemporanea? No. Ottimo. Grazie. Lore, avevamo la stessa domanda e ora abbiamo la stessa delusione. Un'altra cosa, però. Come al solito, vi voglio dire da builder, se posso, ragazzi, ovviamente senza nessun, come dire, non voglio sembrare presuntuoso, ma mi ritengo un piccolo builder di The Sims. Mi commuove il fatto che tutti voi abbiate fatto i bagni, perché io da 6 anni mi dimentico sempre di farli. Sì, hanno il move object. Detto ciò, ragazzi, siete più pro di me. Fatevelo dire. E niente, volevo solo dire questo. Lore, vedo che però... ma sai che... Lore, se ti posso dire una roba, ma aspetto di vedere Gazza e Piton spuntare dalla dietro. Io puntavo proprio a quello stile lì, diciamo. Le antiche biblioteche. Okay. In realtà il CEO di The Sims ha detto che sarà multiplayer. Alcuni dicono di no, ma il CEO ha detto di sì. Penso abbia ragione il CEO. E anche perché fai i disegni, fai i video, esatto. Vabbè, ma il CEO poteva dire soltanto di sì. Oh. Cosa sto sentendo? No. Ok, Lore, lo vedo. Abbiamo imparato anche da te. Ok, è vero. Signor Nico, ma guardate Nico, il gioco di tappetozzi con le zone. Bello Nico, mi piace. Ovviamente, dai, ragazzi, non vi voglio influenzare, cioè nel senso non vi voglio portare a votare, meglio non usarle certe parole nel 2020, ma intendo dire, non voglio giustamente portare il vostro voto da una persona piuttosto che un'altra. Io sarò super partes. Massimo, ascoltate soltanto quest'ultima frase, complimenti a me, ascoltate solo questo, poi quelli che fa gli altri evitate di sentirli perché vi possono portare sulla cattiva strada. Ok, però ragazzi, tanta robetta. Mi piace, Nico. Carino. Dai, il tappetino. Ora, signor New, aspetti che l'ho persa di vista da un po'. Ma il signor New, guardate un po' il gioco di scale, vedo un secondo piano. Esatto. E ragazzi, vi ricordo un'altra robetta, prima di sentire il buon New che mi combina, ma vedo che lui si è già portato avanti. Ragazzi, ricordatevi l'illuminazione, che anche io quella me la sono fatta sempre. Okay. Anche perché sennò è buio, non si riesce a buildare, tranquillo, la prima cosa che ho fatto. Io la faccio per ultima. Niente, andiamo avanti. È perché ho dei problemi. Vedo il signor... Dica... Scusa se la interrompo, quando è che finisce la prova di preciso? Intorno alle 18 e un quarto. E sono le? 18. Sì, certo, come no.
Ma sicuro. Sì, ma poi i ragazzi voteranno e l'importante poi è partecipare, ragazzi. Dovete votare non solo il lotto finito, ma anche come hanno buildato, come si sono approcciati, lo stile del lotto, se anche incompleto. Insomma, ragazzi, avete tanti metodi di giudizio. Devono mettere anche sedie e tavoli per leggere. No, ma li stanno mettendo, ragazzi. Ah, sì, io per quello, ragazzi. Signor New, mi dica, vedo una caffetteria, vedo tante librerie, vedo tante sedie al secondo piano. Che mi vuole buildare? Mi dica. Beh, al secondo piano dovrei mettere qualche altro tavolino, qualche altra cosa, ma soprattutto devo mettere i bagni, che devo fare sti bagni maledetti. Benvenuto nei club. Ok. Mm, esatto. Ti sono vicino, New, sappio. Ok. Sì. Metto un cespuglio fuori, faccio prima. Okay, vanno là. Vedo anche una robetta, ragazzi. Il signor Mino ha terminato una biblioteca funzionante, nel senso che se i sim ci giocano, è una biblioteca a tutti gli effetti. Ha praticamente... Clap, clap, clap. Ha praticamente, come dire, soddisfatto tutti i requisiti. Signor Mino, che mi dice della sua build? Me la faccia vedere un po' con i muri alti, se posso. Infatti, come faccio a mettere? Allora, tranquillo. Là in alto, sulla sinistra, vedi due freccette, una verso il basso, una verso l'alto. In alto sul menu. Allora, vedi in alto... Che dico? Questi? In alto a destra, ragazzi, mi piace. Ah, ok, eccolo qua. Ok, non ha ancora fatto un tetto. Vuole usare lo strumento tetto o vuole usare muri a mezza altezza? Oh. Mi dica un po'. No, tetto. Il problema è che anche qua fuori devo fare tutto. Ok, non c'è problema. Perfetto, mi vada tranquillo, non si preoccupi che mo vado dal signor Gabbo e vediamo un po' che combina. Ok. Aiuto. Allora, anche il Gabbo ha terminato tutto. Dica. Questa cosa è disagiante. Mi sono appena accorto, stavo inserendo le finestre. Sì. Dove potevo mai piazzarla, secondo te, la finestra, se non davanti all'accesso? Perché comunque ragazzi è pur sempre una libreria, quindi io sinceramente concordo con Gabbo. In ogni caso si fanno una cultura. Aiuto. No. Sì, interessante. Allora, diciamo comunque, che da fuori. Dimmi? No, diciamo no, che quel bagno comunque di finestre ne aveva bisogno. Andiamo avanti. Dica. Oh, gli interni, vabbè, devo soltanto ridefinire, ma bene o male. Cosa ci fa? Ma sti quadri qua non dove arrivano? Me lo stavo chiedendo anche io. No, ho capito, perché ho messo i quadri, poi ho messo le finestre, quindi okay. Le finestre si sono andati a... Metapino. Aspettate un attimo che levo i quadri, signori, che qui è un casino. Guarda, pure questo qui, ma per favore. Gabbo è riuscito a posizionare le finestre o i quadri, non lo so, devi capire. Devo capire cosa prima delle due... Tutti i quadri sulle finestre, è bellissimo. Mino, sei bravissimo su The Sims 4, ma vogliamo vedere Fall Guys. Ho dato i miei 250 Simoleon. Tranquilli ragazzi che il buon Mino avrà l'account molto prima di quanto pensate, non lo so, lo sto inventando adesso, ma lo vedrete prendere delle corone perché il signor Mino, che mi ha mandato degli audio, per cui dovete sapere che il signor Mino poi in privato mi manda gli audio su Telegram con degli audio spettacolari del tipo 40 corone check e io sto a zero, sappiatelo, vi dico solo quello. Ma è vero che non li voglio io, che sera fra me e te, questi ricordi. Vero. Lucchetto. Come vedi puoi usare, esatto, i contatori, i puntatori, puoi usare i pallini per renderlo più pagoda, se vuoi, più o meno, o renderlo tondo, eccetera. Voglio tornare però un attimo dagli altri, non so se ho saltato qualcuno di voi, ma pian piano li vediamo tutti, Oggi siamo in forma, oggi PPM, ragazzi. Vi ricordo, se volete subarvi lo potete fare gratis con l'Amazon Prime e potete anche... passare dallo shop perché è nata la linea Flambob, quindi potete avere questo loghetto con le t-shirt, la tazza, che a me viene sempre in mente quella del cesso, la tazza, eccetera. Avete la collezione Flambob e poi ragazzi vi ricordo di passare anche dai canali dei ragazzi presenti. E come fate? Ragazzi, come fate? Mo' mi parte il tutorial. 1. Potete raggiungerci sul Discord del Multicore Network, che vi ricordo è questo. 2. Potete passare dal sito del Multicore Network, dove trovate
tutti i nostri profili, notare che ho detto tutti i nostri, questo è per pochi, profili, e potete seguire da lì tutto quello che facciamo. Che facciamo di bello? Ragazzi, rispondete a questa domanda. Che fate di bello? Schifo. Dai, non sapevo che avreste detto questo. No, però comunque pena. Portiamo un sacco di robe, ragazzi, ma tutti siamo accomunati da qualcosa che, se posso dire senza voler togliere niente a nessuno, ci accomuna un po' tutti a gabbo, perché io porto The Sims e mi diverto, Lore porta Fall Guys, Among Us, no, Fall Guys no, io, Among Fall Us, no. Minecraft, Mino, Minecraft, eccetera, Dan, eccetera, però la nostra costante è divertirvi e intrattenervi, quindi in realtà è un discorso unanime. E di che si occupa Gabbo? Degli anime, quindi solo per quello lo dicevo. Ma detto ciò, ragazzi, c'è tanto da vedere da tutti i nostri canali, passate, davvero. Anche perché... L'era preparata da qualche tempo in meno. Oh, sì, sì, l'ho scritta. Anche perché, ragazzi, io vi ricordo anche che, bene o male, ci trovate quasi sempre a rompervi le scatole. Chi una volta da me, una volta da Lore, una volta da Nico, una volta da Mino, 8-12 ore il 4 ottobre, perché Mino sta preparando... preparando, sì. Lore è distrutto da quello che ho appena sentito. Dicevo, il buon Mino sta preparando una maratona il 4 ottobre, a cui parteciperò anch'io in serata. Quindi, ragazzi, mi raccomando, passate anche dai nostri profili Twitch, perché tutti noi twitchiamo oppure, se prendo la console, switchiamo, non lo so. Io quasi, ce l'ho anche accesa la Switch, però va bene. Esatto, anche il buon Gabbo, fidatevi che arriverà, e non lo so cosa vuole combinare, ma mi piacerebbe seguire con lui qualche serietta. Sì, qualcuno la seguiamo per forza. Quindi vedrete, ragazzi. Insomma, restate sintonizzati su tutti i nostri profili, perché ne abbiamo da vendere, da pendere, da suonare, da cantare. E Dan sta appendendo, infatti, un quadro. Sì. Lo vedo, perfetto. La vedo, che sta continuando a buildare. Passiamo dalla visuale. Glielo dico subito. No. Ricordo ai ragazzi che cliccando alt potete ignorare la griglia. Però non vi conviene, perché comunque siamo ormai ad ottobre, sono gli ultimi giorni, ragazzi, per usare la griglia, perché poi piove, non cucini più all'esterno, insomma, quelle robe là. Detto ciò, passiamo da Lore. Ho generato del silenzio con questa cosa, e soprattutto a questo punto le risaie. Le risaie. Esatto. Signor Lore, mi dica, arrivo da tutti, ragazzi. Io mi sto dando l'illuminazione perché qui il tempo scarseggia, okay. E quindi... non vorrei dimenticarmi delle luci. Comunque ho praticamente finito tutte le robe obbligatorie. Adesso voglio fare una zona salottino qui e poi vorrei dedicarmi all'esterno. Vedo però, signor Lore, che manca il tavolino scacchistico. Sì, perché lo voglio mettere fuori. E mancano anche sei. Quello non ricordarmelo. Okay. Abbondiamo un attimino, finiamo la semenza, dai. Guarda che c'è. Ok. Signor New, mi dica che mi combina, signor New. Vedo che ha diviso il secondo piano, mi dica tutto. Esatto. Allora, qua dovrei fare i bagni, se ci riesco. Più che altro sto facendo tutto veloce. E queste abbiamo lasciato queste stanze che dovrebbero essere completamente vuote, sono tipo d'aria della biblioteca. In realtà è anche uso comune utilizzare delle stanze o dei secondi piani solo per dare una forma alle case, ma magari non hanno una funzione, quindi mancano 8 minuti. Ok, sto facendo tutte le corsa, corri! Ok, ragazzi, ok, vedo. Qua invece siamo dal buon... Cosa sto vedendo? Manca solo l'omino di Paralives che si butta da un albero all'altro. Signor Mino si è dato alle piante. Il signor Mino mi si è dato alle piante. Il problema è una cosa... Dica. Perché non so come si mette il tetto. Deve cliccare su uno dei tetti, posizionarlo sulla casa, ecco. E poi lo può girare con punto o virgola, se vuole. E poi può usare le frecce, ok, per renderlo più grande, più piccolo, eccetera, eccetera. Sì, dai. Okay. Se per i ragazzi non è un problema, io gli darei altri 10 minuti extra. Vedete voi, tanto la poll in realtà può anche durare 5 minuti. Io pensavo di tenerla un quarto d'ora, ma penso che 5 minuti per votare siano più che sufficienti. Sì. Il problema è questo, Gabbo si associa, qua, dica, devo fare un altro pezzettino in qua,
Esatto, quindi puoi prendere il tetto, non ti consiglio quello, ti consiglio il quarto. Il quarto. E però devi anche rivedere l'altro. Esatto, vedi che è tagliato, lo puoi intersecare dentro e lo rendi più piccolo, quindi più basso, in modo tale che si vada a intersecare dentro l'altro e hai un effetto più carino. Ma l'altro l'hai eliminato. No, vada, clic lì, signor Mino. Mi faccia vedere la visuale completa. Ah no, è il mio puntatore. Niente. Perché vedi, è questo che io non riesco a vedere dopo i tetti. Cioè, okay. Io li faccio, ma poi fanno così. È semplicissimo. In alto a destra trova di fianco alle due frecce per il piano. Ecco, quello lì. Bravo. Clicchi, clicchi. Eccola. E con quello può vedere. Ecco, vedi. In questo caso ti conviene farlo, esatto, rientrare e poi abbassarlo con la freccia, quella più in alto, la utilizzi. Dov'è? Non vedo la freccia più in alto. Quella proprio sotto il punto. Eccola, bella lì. Signor Gabbo, mi dica. La... Ma ho fatto il tetto, non capisco come rientrare dentro, cioè non era mica finito. E allora devi usare la visuale in alto a destra. Ma, scusa un attimo, però che qua il tetto mi sta a fastera. Cosa ho fatto? No. Puoi usare la freccia, esatto, oppure CTRL Z. Ok, okay. Adesso control cancel. Esatto, adesso. Poi puoi usare o quello, esatto, che ti fa vedere, oppure quello di fianco per scendere al piano inferiore. Eccola, perfetto. Ok. Tanto voglio vedere Nico, ma si figuri, Nico e Dan, che da un po' che non vi scruto. Mm-hmm. Siamo qua. Okay, signor Nico, vedo che si è dato alle librerie. Sì, abbastanza. Ho fatto sta parte qui, che è quella più taciturna. Ragazzi, ci stanno giustamente dicendo in chat: ricordatevi le luci esterne. Sì, luci fatto, esterne. Fatto. Ok. Ma non c'è un'espansione che aggiunge la notte? Sì, è tutto già nell'inizio. No, puoi metterlo in alto. Ok. Intanto io sto leggendo. Diamo gli altri 10 minuti. Che ne dici se buildiamo a fine live? Facciamo una cosa tra noi e poi ce le scambiamo. Potrebbe essere un'idea. Potete usare l'hashtag MarucoBuildShow. MaruBuildShow. Ci può stare. No, ragazzi, non avete gli strumenti vocali perché conto di ricaricare questa live su YouTube domani anche per far vedere giustamente agli spettatori di YouTube quello che è stato fatto oggi. Però posso farlo io, quindi... Mamma mia! Eccolo qua. Detto ciò, il signor Nico vedo che è fermo al piano, sì. E voglio vedere il signor Dan che invece è una bella. Signor Dan vedo che è già al secondo piano, o meglio al piano secondo. Meno male, mancano 5 minuti. Oh sì. Ok. 9 minuti, 18:30 poi ragazzi sì, basta. Perché siamo stati troppo buoni. In chat siete stati buoni, ringraziate la sala. Vai, 18:30 lo accetto. Io ragazzi avrei finito la build alle 17:15, ma avete iniziato alle 17:20. Però, in realtà... A fine live sarebbe bello se facessi tu una biblioteca. Beh, magari la posso fare domani. Domani, tanto lo story building è finito. In realtà contavo di fare una build utilizzando delle mod di building domani. Quindi vi ricordo che ci vediamo alle 15 sul canale. E magari domani possiamo fare una biblioteca usando le cose del building. Vediamo, anche se in realtà... Non so se la farò la live, perché pensavo di caricare questa domani. Quindi non lo so. Vediamo un po'. Vi informerò su Telegram, Instagram, eccetera. Trovate tutti i link, tutte le cose belle. Ma che dico a fare? Basta che ve li spammo. Eccoli qua. Abbiamo questo. Abbiamo il Discord del Multicore Network. Abbiamo Instant Gaming se volete acquistare giochi scontati. Potete fare una donazione se volete. Potete subarvi gratis per avere i suoni della chat. E lo potete fare col Prime gratuitamente. Insomma, ho fatto tutto. Detto ciò, esatto, il signor Dan vedo che è bello carico. Il signor Lore mi sta costruendo qualcosa di molto molto classichello, molto molto legnoso, che si presta al concetto di libreria, biblioteca, classico. Mi piace. Vorrei mettere la roba su quelle mensoline lì, ma è un po' troppo incasinato, quindi per il momento passo. Se mi avanza tempo ci riprovo. Ok. Anche perché devo fare il giardino. E come si mette tipo i sassolini in giardino per fare il sentiero? Allora, arrivo subito da lei. Lastre da marciapiede.
No. Lo sto facendo anche io adesso. Sì, ma come no, l'ho fatto. Okay. Basta da marciapiede. Va bene, però se tu clicchi sull'albero, signor Mino... No, signor Mino. Clicca sull'albero. No, nella schermata dove signor stava Mino. Prima. Ah, no. No! Tranquillo, esatto. Vai nel simbolino della casetta. Ok, clicca sull'albero. Vedi che ci sono le rocce in fondo, no? Cioè l'alberello, il cespuglio, i fiori e le rocce. Prima dell'infinito, di fianco. Di fianco, eccola là. Bella lì, trovato. Mentre il signor Gabbo, come mi sta mettendo i sassi a sto punto? Sono curiosissimo. Non glieli sto mettendo in realtà. Cioè, sto mettendo le siepi, però vabbè, fa niente. Okay. Allora, diciamo che questo è il mio percorso, perché la porta è asimmetrica e non potevo farlo dritto per dritto. Quindi vabbè, questo è. E qui volevo mettere... Cioè, volevo cercare di nascondere qua un attimo. Ragazzi, se vi va potete... Facciamo così, se vi va ragazzi, potete organizzarvi stasera il vostro build show. E perché no, magari su Telegram vi date un orario nel mio gruppo Telegram, quindi nel nostro gruppo Telegram. E magari domani vediamo, se andiamo in live, posso far vedere le vostre librerie. Sarebbe molto carina come cosa. Dai, vediamo un po'. Facciamo così, ragazzi. Mi piace, mi piace. Prima però detto ciò, Maru, ecco. No, ti volevo chiedere questa cosa. Io prima avevo provato, buildando le stanze, una fontana, che però non mi ricordo più dove sta. Ci sei proprio là. Ci sei proprio là. È proprio lo strumento che stai usando. No, il primo. E... Ok, questa è quella precostruita. Vuoi... Ah, la fontana. Ok, il pesciolino. Eccolo là. Il pesciolino. Quelle sono le... Ah, ok, perfetto. Ok. Signor New, vedo tetti e vedo la libreria bella bella grande. Signor New, mi dica. Niente, allora, sono riuscito a fare il secondo piano, dovevo fare gli esterni e tutte altre cose. Quindi sto vedendo un po' di velocizzarmi più che altro. Quindi... Ragazzi, è tutta una corsa contro il tempo per adesso. Detto ciò, ragazzi, potete anche seguire su Instagram, su Telegram, vedete, vi ho messo i link. Ok, vedo però che ha una forma la sua libreria. Sì, esatto, signor No. Esatto. Okay. Ok, Dan, vedo che sta mettendo libreria proprio sì, dappertutto. Sì. Signor Nico, oddio, che sto vedendo? Signor Nico, mi dica! No, nulla, stavo un attimo fantasticando. Ah, parli di questo? È moderno, uno stile... Nuovo. Assolutamente. Mi piace. Mi piace. C'è gente che ride di tutto ciò. No, scusa, no, niente. Dai, Mino. Accidenti. Il colpo di coda del buon Nico, la sto scrutando, non dirò nulla, signor Nico, eh. Sarà la chat a votare. Però il signor Nico ha dato un guizzo di fantasia, ve lo dico, ve lo dico. In tutto ciò, il signor Lore, invece, si sta occupando dell'esterno. Mancano 4 minuti, ragazzi, Io ripeto, mi manca il sentiero non l'ho trovato. 4 minuti mancano? Sì, il sentiero, signor Mino, arrivo da lei, subito da lei, lo trova. Esatto, è proprio quello. Può farlo tondo, può farlo quadrato, ma questo è il sentiero d'erbetta. Se va negli altri più in basso, esatto, trova la pietra e trova... Eccolo! Esatto. No, troppo grosso. Un bel ventilapale. Che senso? cosa dici? No, un ventilatore. Per le persone comuni è un ventilatore. Ok. Dica. Io non ce la faccio a fare più di così, ragazzi. Cioè, secondo me la vedo un po' impossibile. Adesso poi ovviamente farò un giro delle vostre build, ce le farete vedere un po' al completo. Ok, potete anche smettere se avete già finito, nel senso... No! Cioè, non ho finito, però cosa devi fare? Cioè, in 3 minuti, ormai... non lo so, sarebbe bello scoprirlo. Però era intanto per darci un tono. Ok. Lì ci dava fiducia, illuso. Va bene quello, là, come tono. Ok, guardalo che ci prova fino alla fine. Non ci credo, io sto nella visuale di Gabbo. Notare, ragazzi, che Gabbo ci prova fino alla fine. È bellissima sta roba. Devo farcela! Devo fare una montagna, è troppo piatto, mi fa schifo. Copia un albero, via. Prendi un albero, copialo, come si fa? Shift, tiè, piazza. Signor Nico, vedo che sta terminando. Signor New ha messo... la texture esterna e gli alberi. Ok, vedo che si sta occupando del giardino. Il signor Dan, che mi dice? Vedo delle poltrone all'orizzonte. Sì, sto facendo una zona relax, balconcino. Ok. Due poltrone all'orizzonte.
Non me la ricordavo proprio così. Anche io, okay, ma non per i tetti come funziona? Io non la conosco proprio. Devi semplicemente andare sulla prima sezione, esatto, cliccare sul tetto, selezioni, ok, lo posizioni sulle fondamenta e poi con le frecce, no, quello, allora no, hai preso proprio il puntatore sbagliato, ok, riprendi pure il tetto di prima, se vuoi, sì. Ok, lo posizioni e poi devi utilizzare quelle frecce, esatto. Quella per renderlo più largo, più basso, più alto. Ok, eccetera. Grazie. Figurati. Ok, tanto notare che il signor Gabbo... Ah, il signor Gabbuso mi sta facendo una robetta particolare, eh? Oddio, ho sbagliato la visuale, scusatemi. Ah. Signor Lore si sta occupando di mettere gli ultimi tetti. Sì. Io quei tetti non voglio più avere a che fare. Vabbè dai ragazzi, neanche si può essere sempre forti, eh? Cioè nel senso, si perde anche nella vita, eh. Sì, ma ragazzi, ma l'importante è partecipare, signori, al build show. No, l'importante è vincere, vincere corone. Ah no, aspetta, tutte quelle frasi fatte, l'importante è partecipare. Questa frecciatina mi dispiace, ma devo farlo. Lo dico, non sono i perdenti, ragazzi, non Gabbo. La modestia di sto ragazzo a volte mi commuove. Ok. Dai, okay. Si sa che scherzo, vero? Sì. No, Gabbo, non ti crede nessuno. Non ci credo neanche io. Gabbo, faccio il tifo per te. C'è del tifo in chat per il signor Gabbo, eh? No, non è il caso. Abbiamo già un virus. Non ci serve anche il tifo, grazie. Sentendo. Va bene. Sì. Ok. Sono le 18:20, ragazzi. Ditemi un po' dalla chat. No, con i cespuglietti. Ditemi un po' dalla chat, che si fa? Ditemi, ragazzi. I cespuglietti, vi prego. Scusa, che ore? 18:20. Mica hai detto che ci lasciavi fine 30, cioè, ma non ho capito. Adesso, ma questo qui cambia di ogni 3x2, vabbè. Ora me ne vado. Intanto Francesca con Gedo. Francesca Congedo, scusami. E ora un follow, benvenuta nella nostra community. Ce la posso fare. Per me possiamo arrivare alle 18:30. Ok, la chat si è espressa. Ti vogliamo bene, chat. La chat si è espressa, chat. Se anche non state facendo una caffetteria, oserei dire. Comunque, sì. Ok, allora ragazzi, ultimi 10 minuti. Com'è che ti faccio vedere notte, scusate qua? Devi segnalare, esatto. Intanto vedo il signor New che sta rifinendo il primo piano, mettiamola così. Ok. In realtà vedo delle somiglianze tra la sua build e quella del signor Lore. Mentre Nikos è dato a una libreria anni 50, secondo me, se posso dirla tutta. Il signor Dan si è dato invece ad una libreria molto molto Willow Creek gioco base nelle build, non lo so. Il signor Gabbo si è dato a Twilight, a quanto pare, un bel bosco. Il signor Mino, sì. Anche lui, devo dire che il signor Mino e il signor Gabbo sono simili. Mentre il signor Newsy... Ma ha copiato. Ma cosa copi? Via, basta però, ma va via della multi. Non lo sto sentendo. C'è da dire che se non sei uno che builda spesso, fare una biblioteca è difficile. Col gioco base poi, assolutamente ragazzi, quindi assolutamente, concordo. Però è stato secondo me una bella esperienza vedere delle persone che tra virgolette non buildano tutti i giorni su The Sims, vedere come si approcciano, vedere cosa fanno, come fanno le cose. Secondo me è molto bello e ripeto, tengo a ringraziarli per la disponibilità, per essere qua insieme a noi. Ma hanno messo le cassette delle lettere. Eh beh, sì, ragazzi, per sai, il bibliotecario riceve. Beh, certo, scusa, fai che uno non può riportare. Esatto, fai che uno, non so, vuole fare una donazione alla libreria. Esatto. Oppure ha un libro che non può portare lui personalmente, lo spedisce per posta, scusami. Cioè, ragazzi, era una constatazione. Voi non l'avete mai fatto? Cioè, davvero, chiunque nella vita penso abbia almeno una volta mandato una letterina a Babbo Natale, alla biblioteca, e con scritto, e ti consegno il libro. Ecco che è partito Nico. Nico, mi dica, signor Mino. Ci credo, faccio l'albero adesso. Ma quello lo faccio anche io. Cosa? Quindi, ora ce l'abbiamo l'espansione. Sì, ma non è che se non ci credi non devi parlare. Vai, niente. Delle feste di Natale. Ragazzi. Sì, lascia stare.
Intanto, signor Nico, vedo la sua visuale, vedo che mi sta completando il tutto. Vedo. Ammazza, Nico, una botte. Una botte via, proprio. Ok. Non volevo vedere con me. No, ma è giusto, allora. È giusto sperimentare. L'ammasso di argilla, che tempi per i bambini. Una curiosità, a poco dalla fine. Ho visto che avete usato il move object. Cosa sto sentendo? No, non guardare la mia, per favore. No, adesso guardo. No, non lo fare. Povero elefante. Direi che contro il bruciore ci sta. Ok. Povero. Scusate. Povero. Maro, una domanda. Certo. Dei giochi per la zona esterna, tipo scivoli, robe, ci sono di base? Pochissimi, però trovate nella sezione esterno. Esatto, vai pure lì. Dove? Scusami, qui? Esatto. Poi vai nel simbolino del barbecue. Qua? Esatto, e vai, esatto, proprio lì. No, nell'aiuola, scusami, con la pianta. Ok, l'aiuola. E lì, in teoria, esatto, vedi, c'è la palestrina, il Pakistan, l'Egitto. Ma cosa Palestina? Cioè, se ti mando a quel paese, no, ti offendi? No. In tutto ciò salutiamo Dumbo di Mino, che so che ci segue, è molto arrossato. Ma oltre a quello, dicevo prima, confermatemelo ragazzi, avete usato il move object, visto che avete ridimensionato, portato su e, diciamo, su e giù gli oggetti, ma non ho visto nessuno usare il debuggino, me lo confermate? Sì, cioè, gli oggetti di debug? Io una cosina l'ho usata. L'ha usata qualcosa? Io non ho ancora controllato in realtà. Io non esatto, ho ancora controllato a 5 minuti dalla fine, ragazzi. Ok, che avete solo il gioco base. Con tutte le espansioni sono più di 2000 gli oggetti. Dov'è il debug? Dov'è? Scusate. Devi attivarlo. Io ora che ci penso, non so se ho messo le porte. Cosa sto sentendo? Fermi, andiamo ora da Nico. Allora, lo puoi scoprire se vai. Esatto, no, quello di fianco, Nico. No? Ok, ecco. E qua hai la visuale. No, non li hai messi. Sì, una, due, tre... Ci sono tutte. Che grande che sono. Assolutamente. Oddio. Da me è Natale. Ho trovato l'intruso. Ecco l'intruso. Dan che mette gli alberi. Esatto. Mi dica, signor Dan, come... Che mi dice? Sì, che mi dice? L'albero più bello che c'è è questo ed è un problema. Dai, Maru, no, solo per te metto qualche libro... giapponese e non così. Grazie. Però tanto non ti voto, anche se dovessi fare la libreria di The Promised Neverland con i libri di Minerva, non potrei votare. Sai che ci avevo pensato, però poi ho visto che non ce n'erano abbastanza. No, lo so. Però sarebbe stato fighissimo da fare. Lo so. Se lo volete fare dovete acquistare i DLC che potete trovare scontati su Instant Gaming, vi lascio il link in descrizione, in chat. Okay. Vabbè, cioè, bello. Vedi, ok, tu Gabbo, ah no, scusami Dan, tu hai usato il debug, okay, perché quello è l'albero della radura silvestre. Se un sim ha un'abilità di giardinaggio molto molto alta, può parlare con l'albero, si apre una porta e va in un lotto amico segreto. Esatto. Può parlare con l'albero? Sì, deve parlare con l'albero. Sì, ma se li ha anche fumati gli alberi prima. Infatti, stavo dicendo, cioè, non è che c'è un'abilità. E queste sono le biblioteche che offrono tutti i servizi. Capito? Sì. Parlare anche con gli alberi. Nella visione, nella sezione fantasy vedi i draghi. Concordo. Ok, intanto Lore sta facendo un lavoro di giardinaggio che... Sì, perché a me... Non perché anche a te piace, ok, va bene, però anche a me piace fare giardinaggio, tendenzialmente. Sì, su The Sims è figo. Sì, su The Sims sì, esatto. Nella vita reale si stanno per seccare le piante che ho comprato finte. Comunque, di plastica. Andiamo avanti. Quelle dell'IKEA? Sì, non hai quello idea di quanto mi stiano dando. È diventata... Hai le punte gialle, le devo portare... Non so se la devo buttare, il problema è quello. Io no, perché sono di plastica, Nico. Cioè, non le poto. Non poto potarle. Comunque, signor New,
Una visione notturna del signor New, che vedo si sta assolutamente dando agli ultimi dettaglietti, anche perché mancano 2 minuti. Vi vorrei dire, stavolta non siete più scusati, ragazzi, mo faccio la poll, preparo le patatine, perché sapete che le patatine con la poll si stanno sempre bene. Insomma, le solite cose. Ok, facciamo così. Le risate. Le risate. Gli oggetti di debug è carini, ma fino a un certo punto, cioè, non so come riempire nulla qua. Cioè, ti metto sul piattino. No. Come diglielo? Signor Mino, vedo che si sta occupando anche lei del giardino. Vediamo un po' il signor Gab che mi sta combinando. Quindi... sto cercando di occupare un po' qua lo spazio, metto su qualcosina, tanto per dettagliare, che non sono capace di dettagliare. Ma non importa, ti è. Insomma, tipo piante da interno rendono l'ambiente piacevole e si piazzano molto rapidamente. Sì, concordo. L'ho fatto, cioè un pochino, cioè dove era consentito qua e qua le ho messe. Le piante da interno dove stanno? Non te lo dico. Io non posso dire niente, però vi faccio vedere le build, ragazzi. Io, se fossi in chat, avrei forse una preferenzina, non lo so, però non dico altro. Facci dire quello che voteresti tu. No, non lo posso dire. Lo dirò quando ha finito di votare. Esatto, quando ha finito di votare, sì, lo posso dire. Assolutamente. Ok. Io ho 2 preferenze. 1 minuto, ragazzi. 1 minuto, infatti, io direi di tornare alla visione grande, che inizio a preparare la poll. Ragazzi, la poll. Devo farlo. Ok. La poll izia. Esatto. Oddio, ragazzi, me ne sto perdendo uno della poll. Fermi. Allora. No, così vedete tutto. Allora. Siamo 6? 3? 6, perfetto. Sì. Più me. Va bene, basta, io mi fermo qua perché tanto so che più di questo non riuscirei a fare. Ti piazzo giusto qualche... ragazzi, poll fatta. Quindi, ragazzi, fine. Mollate gli strumenti, finita. E ragazzi, vado a mettere come voto, ora ve lo dico, intanto vi spammo assolutamente la poll. Eccola qua. Io mi autovoterò, signori. Io anche mi auto, io. Stavi per dire una roba molto molto poco esatto. Ok, no. Questa è la poll, ragazzi. Ora ripassiamo da tutti loro, così pian piano ci raccontano delle loro build. Quindi, signori, partiamo dal buon... partiamo dal buon Dan. E là. Dan, eccolo, quindi... Sì. Ci faccia vedere. Io le consiglio... esatto, perfetto, sì, filtro sì. Giorno. Mi dica, questo è Dan. Allora... ragazzi. Più o meno, cioè, purtroppo, se avessi avuto 5 minuti avrei finito il giardino, purtroppo non sono riuscito a finirlo, però l'idea comunque iniziale è rimasta, insomma, di fare un recinto. Fermi, ci avete ragione, ok, eccolo qua, ok, ci siamo, questo è Dan, ragazzi. Ok, salve. Okay. Vada. Chi è che sta ancora buildando? Che tolgo questo. Ragazzi, no, non va bene. Non va bene, signori, mollate, vi vedo tutte le visuali. Ok, signor Dan, vada, dica. Sì, dicevo, l'idea iniziale è rimasta, insomma, di appunto di avere un parcheggio, un recinto qui, una fontana e poi una struttura comunque non troppo datata. Come si può nascondere questo menu qui? Contemporanea, no, non si può. Ok, molto sì, contemporanea. Quindi ho appunto messo questo recinto in legno con questi cancellini in marmo che mi sembravano abbastanza adatti per il contesto. Okay. E poi ho messo questi parcheggi, ne avrei voluti fare di più, ma non avevo ancora fatto la biblioteca, quindi okay. Diciamo che li ho lasciati stare. Ho messo questo cancellino qua e poi questo che porta dentro la biblioteca. Okay. E qui troviamo la fontana e l'albero e poi il parco che vi farò vedere alla fine. Quindi questa è la struttura esterna della biblioteca. Sì. Non so come definirla di forma, è un rettangolo con... un piccolo rettangolo dentro e poi un balconcino con una zona esterna che anche questa con qualche minuto in più poteva divenire ancora meglio. Una piccola dimenticanza, sì. Se posso, non ha messo finestre. Ops.
Non si preoccupi, vada, vada. Ok, sì, mi sono dimenticato le finestre. Ok, okay. Qui abbiamo delle sedie, diciamo di quelle rilassanti, e anche un tavolo da scacchiera, semplicemente perché me lo richiedeva il lotto. Quindi, ok, entriamo dentro, vediamo, qua è un bordello per entrare. Ok, vabbè, ve lo faccio vedere da qui. Ok, perfetto. Okay. Dentro abbiamo una sala reception, insomma, con due librerie e un quadro molto simbolico, insomma, e decentrato, ma questo è un altro discorso. Okay. Con due tavoli uniti con l'altra, là, che non mi ricordo come si chiama. Con il move object. Con il move object, esatto. Qui abbiamo la scala che porta al secondo piano, che vi faccio vedere dopo. E Gabbo che ride, che è incorporato. Poi abbiamo, qua non vedete la porta, ma sono tutte le porte. Sì, 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 esatto, si vede perché manca, ok. Sì, sono tutte le porte del bagno, insomma, qua sta sia il maschio che la femmina. Quindi qua è la stanza per i ragazzi e le ragazze, con due lavandini in comune. E poi quattro stanze per ogni tipo di bagno, con delle illuminazioni sopra. Okay. Di questo tipo, appunto, per fare luce. Tra l'altro tutte le illuminazioni sono fatte da queste, di quelle sopra. Sono tutte così, che non mi ricordo neanche come si chiamano queste. Ok, ok, sì, sì, hai usato le lampade. Fanno un sacco di luce, sì, esatto. Fanno un sacco di luce, quindi ho usato questi. Okay. Qui abbiamo un quadro, tra l'altro, sull'entranza, che è carino. Bello, sì. Piace, sì. Quindi andiamo al secondo piano. Eccoci qua, il secondo piano... è praticamente, mamma che bordello la visuale. Ok. Aspetta. È un bordello. È un casino con la visuale. Ok. Abbiamo la scala che volevo farci un recintino così, ma non vabbè, tiè. Okay. Perfetto. È un extra, abbiamo un extra. Delle Sì, è meta. Abbiamo delle librerie. Sì. Delle librerie di un po' di tipi, ne ho messe tre di questo colore qui. Tre un po' più moderne sul marroncino e due invece che sembrano quelle di una stanza comunque che può essere anche librerie che possono trovarsi anche nelle nostre case comuni, comunque niente di troppo datato. Poi abbiamo delle scrivanie moderne, ne abbiamo una qui nell'angolino per gli asociali con un po' di libri con un po' di libri appunto sul muro, che non mi ricordo, mi dice il nome, non me lo dice il nome, ok? No, libreria sul muro, ok. Esatto. Qui abbiamo delle scrivanie con un po' tutti di libri, quelli hanno tolti, li hanno messi a posto, li hanno, qua no, è ok. E qui abbiamo la i sezione PC. Computer. Tanta roba, esatto. In una libreria in realtà ci sono le cose. Sì, ne ho messi due e poi una scrivania normale, ho inserito qui. E poi vabbè, direi che manca, abbiamo la porta vetrata. Sì, e direi che manca, aspetta, faccio così, esatto, così vedete la porta vetrata. Direi che manca il parco. Quindi vi faccio vedere, qua all'entrata abbiamo questo albero molto carino. Sì, la rovina silvestre. Okay. Sì, con un po' di alberi intorno, comunque, un po' di alberi intorno, dei fiori. Qua ho messo dei muri di fiori, di cespugli anzi, e qua sempre delle decorazioni un po' di vegetazione con un po' di alberi. Qui qua vedete la fontana che forse prima non vi ho fatto vedere bene, con un po' di ninfee, vedete? Ninfee, l'albero così, le panchine abbiamo con un tavolino per ogni panchina, molto simpatiche con un po' di roba. Vi ricordo ragazzi che un po' di luce. Lui è il signor Dan, quindi nella poll che vi rispammo, mi raccomando ricordate, passiamo al buon lore. Ok, yes, io ricordo di fare un po' in fretta perché devo avere anche il tempo di votare. Esatto. Sì, vado io. Sapete. Vado, signor Lore. Parto dall'esterno, vabbè, questa è la struttura generale, abbastanza squadrata, fatta da due blocchi, uno che contiene l'ingresso. Partirei dall'esterno con tutte le piante e il parco. Sì. Ho unito i lampioni a croce per fare sì che avessero i vasi da tutti i lati, perché mi piacevano di più di quelli con solo due cosi. E vabbè, ho messo un po' di panchine, una fontana, una zona per i bambini, un po' di alberi per creare l'ombra, per poter stare a studiare anche sui tavolini che ci sono un po' qui nascosti. Okay. E inoltre qui fuori, come c'è spesso in America, come dicevo prima, i tavolini scacchi. Sì. Ok, poi. Vero. Dando all'interno, qui c'è la sala d'ingresso che mi sarebbe piaciuta decorare un pochino di più con le piante, ma qui abbiamo la reception su cui si prendono e si danno i libri. Subito qui all'ingresso abbiamo la zona bagni
con l'ingresso un pochino nascosto perché non mi piaceva metterlo proprio in vista. E qui abbiamo la zona lavandini e poi maschi, e il bagno per i maschi, sì, per le femmine, okay, con il bagnetto piccolino. E vabbè, anche qui hanno un lavandino interno, a volte okay, si trovano. Poi la libreria in sé è okay, composta da tante librerie antiche con... Ma direi che è lo stile generale della biblioteca intorno agli anni okay, 70. Giustamente 80. In chat hanno detto che manca nei bagni la carta da parati e il pavimento. Me ne sono accorto adesso, okay, mi sono dimenticato. Non ti preoccupare, ok. E, qui ho fatto una piccola zona lettura dove magari si riuniscono i club dei libri, ci sono quelle... quel club appunto di lettura con un pochino di libri appunto, le sedie comode e un bel po' di tappeti perché così è più un pochino più mossa la okay, situazione. Di qui ho fatto una zona un pochino più dedicata allo studio, magari qui con questi tavoli più antichi la consultazione dei giornali, delle riviste, mentre qui è proprio la zona per gli studenti con i tavoli un po' vuoti, devo dire, ma avrei voluto poter mettere magari portamatite, libri vari, eccetera, eccetera, mentre qui la zona computer, dove non ci sono le finestre, così non ci sono i riflessi, okay, e dà meno fastidio. È bella studiata, eh? Assolutamente, non dico nulla, assolutamente. Ok. E questo è quanto, in realtà. Perfetto, passerei a Nico allora, se posso. Certo, signor Nico, ciao. Allora, Nico. Questa, signori, è la mia biblioteca dall'esterno. Voi direte, ma che cos'è questo sgabello che ho appena preso per sbaglio? Ma che cos'è questo essere strano, vivente, che prende forma dal tetto, diciamo? Beh, onestamente non lo so neanche io. Ammetto di aver avuto qualche piccolo, leggero problema quando stavo andando a buildare il tetto. Intanto, per muovermi, io prendo ogni volta un albero. Come faccio a evitare di prendere alberi? Bisogno di aiuto. Vabbè, non importa. Vada. Sì. Comunque, questo è quanto. Non ho curato tanto l'esterno, lo ammetto. Diciamo che ho messo qualche albero qua e là per creare vegetazione. Volevo far intendere a tutti che questa fosse una biblioteca per chi magari viene da questo lago. Le vede qua, sì, abbiamo un punto di riferimento che non poteva assolutamente mancare. Okay. Ma direi di passare all'interno, che onestamente è un pochino la parte che ho curato di più. Okay. Eccolo qua. Stile abbastanza particolare. Diciamo che i colori dominanti sono soprattutto nel pavimento il bianco e il nero, mentre nelle pareti abbiamo una carta da parati rossa che secondo me col resto con lo stile generale della mia biblioteca è molto azzeccato. Insomma, qua possiamo vedere una hall iniziale, direi di girarmi un attimo come si gira così, ok? E una piccola ora iniziale semplice, qualche quadro, immaginatevi qua i sim tutti carini che, okay, che si fanno notare, che ci presentano questa biblioteca e ci portano in due stanze principali dove si va sostanzialmente a studiare. Al contrario di come ha ben pensato Lori, io ho messo i computer proprio dietro la finestra. Pessima scelta, se posso dirlo, ma non c'entra con lo stile. Sì, assolutamente. Volevo essere simile a Lore in questo caso. Notiamo tante biblioteche qua e là nella quale poter prendere i libri, sezione relativamente informatica, come vi avevo detto all'inizio. Volevo puntare un pochino sul moderno sotto alcuni certo, punti di vista. Oltre allo stile generale ho deciso di mettere anche dei computer e dei tablet per ogni tavolo per comunque... Okay. Sponsorizzare lo studio in modo alternativo e moderno, okay. E stesso discorso ho fatto da quest'altra, sì, in quest'altra stanza, in questa zona di qua. E inoltre, okay, qua giù in fondo, spostandoci senza, sì, distruggere tutto, troviamo una stanza un po' più grande, sì, una stanza abbastanza ricca e curata di zone studio sostanzialmente, okay. Ci sono tanti tavolini sempre con il loro computer, il loro tablet e i libri. Questa parte è un po' una zona relax, chiamiamola così, un po' più per bambini magari delle sedie, ma onestamente okay, nulla di troppo particolare. Da questa parte troviamo il bagno che è indicato soprattutto, sì, la parte del water da queste frecce. Oddio!
perché per chi magari non capisse che qui si invece del cartello sono qui, esatto, è del tipo non posso dire la parola che è volgare qui, ci siamo capiti, però ci sta un'idea, esatto, alternativa. Sì, sì, abbiamo un bagno molto semplice, tranquillo, un po' lo sgabuzzino delle punizioni. Per chi fa casino, la vecchia che si vede in ogni biblioteca ti butta lì dentro e ti chiude. Da quest'altra parte abbiamo la parte vecchia della biblioteca, la parte un po' più antica dei reperti. Mi sono ispirato a una libreria, anzi a una biblioteca che c'è da me a Cesena, dove praticamente abbiamo tutta la zona, chiamiamo moderna, al piano di sotto, ma al piano di sopra troviamo la parte più antica, che nera della struttura prima dell'epoca moderna, diciamo. Okay. E da questa parte, sì, ho deciso comunque di mettere un computer e un tablet lì, ma il resto, come si possono vedere dalle biblioteche, dalle librerie, scusate, sono antiche, hanno uno stile più antico e la stanza cambia completamente, diciamo, è una sezione rimasta fine a se stessa nel corso degli anni, e più o meno questa è la biblioteca. Allora, non saprei... ho notato che alcuni di voi, capita anche a me, ovviamente non hanno controllato l'hitbox, quando si usa il move object alcuni oggetti entrano dentro, ma non è un problema, tipo i cespugli. Ma Nico, tu... Se vai in alto nella iconcina, e so già cosa hai dimenticato perché non l'ho visto, non hai rispettato purtroppo tutti i requisiti della build. Se vai in alto... Sì, lo so, non ho messo... I tavoli scattistici, esatto. Sì, ma non mi piace per niente sto coso. Però non la conta come libreria. Si arrangiano i sim, che ci devo fare? No, non lo so se... Ok, e... va bene. È la prima volta che buildo qualcosa, no, così, ma perché figurati, a giocarci lo so. Ci ho giocato un pochino. Poche balle così per proprio... tutti, anche per New. Prossimo, vi prego, dai, che è già tardi. Please. Sì, sì. Ok, dai, andate. Si passa a Gabbo. Abbiamo sentito per ora Dan, Lore Schaeffer e il buon Nico. E vi ricordo la Paul. Eccola qua. Si passa al buon Gabbo. Gabbo, che dice? Prego. Cercherò di essere sintetico perché, ragazzi, sì, chiedo venia, ma io ho il tempo limitato oggi. Comunque, biblioteca in realtà ha più l'aspetto di una normalissima casa, ma non fa nulla. Semplicemente l'esterno non sapevo come abbellirlo. Ho fatto semplicemente la prima carta alla parete. Non neanche carta alla parete. La prima parete mi è venuta in mente, niente, l'ho piazzata lì. Per il resto, vabbè, l'esterno essenzialmente, vabbè, a parte qui all'ingresso in cui ho messo due panchine così per rilassarsi, sto lampioncino qui per far luce la notte, la roba delle lettere perché, vabbè, ci sta... Non ho fatto granché, ho aggiunto la fontanella, ma il resto lo fa tutta la vegetazione. Ciao, esatto, ragazzi, giustamente, puoi mettere il filtro giorno, Gabbo? Chiedono. Ah, sì, l'avevo messa di notte, ovviamente, per far vedere, certo, la luce. Certo, ok. Perché anche qua dietro, mi sarebbe piaciuto fare una terrazza qua, magari con qualche aria, insomma, relax, se vogliamo, ma non ho avuto il tempo, quindi ha più la funzione di montagna e di, insomma... Ho fatto sto rilievo per dare un po' di tridimensionalità al lotto, in modo tale che chi arriva da qui riesce a vedere anche le chiome degli alberi dietro. A Gabbo piacciono le prossime espansioni di The Sims, l'abbiamo capito. No, scherzo, niente. Ok, vada. Okay. Vabbè, comunque, a parte ciò, la montagna. Vada. Smontiamo il tetto e per le pareti va bene così. Entriamo, qui c'è il corridoietto, metto giusto qualche quadro, qualche scaffalino, le lampade perché mi piacevano. Okay. E niente, questo qui è solo il corridoio di accesso alla biblioteca. In realtà avrei voluto non mettere porte ma lasciarlo senza il muro, ma non so perché non riuscivo a toglierlo, quindi niente, ho dovuto mettere due porte. Poi, a parte ciò, qui ho notato che la tenda si è compenetrata, ma a parte questo qui è il corpo centrale della biblioteca, dove puoi prendere aggiustamenti i libri, e tra l'altro questa qui è una biblioteca che è stata rimodernizzata, perché se vedete qua in fondo ho messo le librerie un pochettino più vecchiotte, quindi in realtà questa cosa è stata un po' rivisitata nel tempo, benvenuta. Infatti gli scaffali nuovi sono appunto di un colore diverso, così come anche le scrivanie sono state aggiunte ovviamente più avanti, e ancora di più ovviamente anche la zona PC è stata implementata più in là col tempo. E appunto qua in mezzo abbiamo giusto qualche scaffale, da notare le tende, ci ho messo 20 anni a capire come piazzare le tende, sì lo so, era un click ma non me le selezionava. E poi niente, beh, scusa, aspetta, sono molto bravo io con la visuale, come avete capito, e insomma, ok, qua subito all'ingresso c'è il tavolino da scacchi perché andava messo, e sinceramente ho detto, vabbè, lo metto qua, così se uno vuole mettersi a giocare, gioca. Non ho fatto la reception perché mi sono ispirato un po' alla biblioteca che ho io nel mio paese, non c'è una reception, cioè la bibliotecaria ha un computer tra i computer della biblioteca, quindi ho deciso di rifare un qualcosa del genere, anche perché era più semplice.
e poi qua scrivania in cui uno si può sedere, può appoggiare il libro e leggere. Da qui poi c'è l'ingresso al bagno, piccolino, in realtà avrei voluto farlo ancora più piccolo, ma vabbè, fa niente. Okay. E vabbè, come al solito qui se le cose non si compenetrano non sono felice. Cesso, cose, tappetino, quadri perché stanno bene e servono per riempire il muro, due piantine perché l'ossigeno è sempre importante e via. Ok, okay. Poi... ultima stanza, sì. Ovviamente, questa qua che è la zona PC, in cui, vabbè, sono un po' sbirdezzarrito con i tappeti, col pavimento, qua è la zona del bibliotecario, qua è questa, ok. Qui okay. Dove dovrebbe stare il bibliotecario, perché è anche staccato rispetto alle altre due postazioni, che invece sono collegate tramite il tappeto, ho aggiunto qualche pianta. Qui mi spiace per il computer che si trova dietro la finestra, è l'unico che si trova dietro una finestra, ma ho le tende, quindi sono ovviamente scusato e la tua accusa non vale l'oro. Ho messo anche l'orologio a pendolo preso da The Promised Neverland, non lo so, me lo sono trovato lì, ho detto dai, questo lo devo mettere, ed essenzialmente è finito qua. Lo faccio un attimo vedere da lontano, ma ovviamente ragazzi niente, prendete quindi nota di quello che scrivete in chat, ok? Ok. Cioè, alla fine è questa. Okay. Carina, ma niente di speciale. Più che altro il tempo era quello che era, la mia prima volta. Devo ammettere che però ho avuto un attimo, come dire, fortuna, perché gioco a un gioco che ha un sistema di building molto simile a questo. Cambiano i tasti, ma è praticamente okay. La stessa cosa. Quindi più o meno avevo familiarità già io. Quindi ok, questo era Gabbo, la poll l'ho rimessa. Gli scacchi sono storti, sì, li ho visti, ma tenete conto di tutto nella votazione. Sì, lo so, ragazzi. Signor Mino, mi dica. Vada. Salve. Allora, innanzitutto questa qui è una biblioteca del paese, fatta apposta anche per eventi. Aspetta, metto giù, levo il tetto, perché tanto il tetto, non chi se ne frega del tetto. Allora, è bello, però non si usa. Oh, no, cosa sto facendo? Ok. Allora, questa qua viene usata maggiormente, sia ovviamente per leggere dei libri, come vedete, ci sono anche angoli per studiare, quindi ci sono gli studenti che vengono qua per fare ricerche, sia sui libri che sul computer. C'è qui un PC potentissimo, l'ho messo qua, perché un PC potente serve, perché avere un PC scrauso, purtroppo... Salutiamo l'Nvidia, che so che presto ci vedrà. Dica, vada. Esatto, hanno Nvidia. Poi, purtroppo, vedete, qua ho sbagliato. L'unica cosa che ho sbagliato è che ho messo queste due cose e poi non ho fatto più il bagno perché mi sono dimenticato. E dentro le pareti devono essere colorate. E basta, ho un amico! Niente, andiamo avanti. Purtroppo mi sono dimenticato, sorry. Succede. Però tante cose fatte bene, perché ripeto, oltre a studiare di giorno e ovviamente avere anche una zona relax qua fuori, si vede poco, scusate, sì, eccola qua. Ok, la vedo. Ok, con qui che si possono usare, gli scacchi si possono usare. Qua ovviamente vengono fatte anche le cene con delitto, ovvero vengono organizzate delle sere, anche zone dove tipo vengono... fatte queste, non so se avete mai, non riesco a non prendere le cose, vengono fatte sono dei giochi dove una persona muore, dovete scoprire con indizi sparsi per tutto il territorio della casa, appunto in questo caso la biblioteca, e scoprire chi è l'assassino. E ovviamente qui fuori ovviamente queste cene con delitto sono realistiche, perché esatto perché sono le bare le stavo cercando ma non le ho trovate, e ci sono solo le tombe. Volevo metterci anche una bara qui, però, no, diciamo, non è il DLC dei vampiri. Ok, niente. Carino. E questa vada. Dica. Dicevo, questa qui è la casa, spero vi piaccia, e l'ho fatta piccolissima perché l'ho sempre sognata così, perché appunto è una cosa presa anche da Cluedo. Come ho detto prima, perché nel gioco c'è solo una stanza, non vedete che la stanza, qui è ovviamente reception qua quando arrivi, e poi c'è tutta l'altra roba. Intanto grazie mille Sofia per il follow, e signor Mino, allora la lascio un attimo per andare dal signor New, mi dica signor New. Allora, che dobbiamo parlare qua? No, questo è Animal Crossing, dica. Dica. È diventato Animal Crossing, esatto. All'improvviso. Dica. Allora, ho fatto questa libreria un po' all'antica, per modo di dire. Partiamo subito dall'esterno, ho messo qualche albero, ho fatto due entrate con un percorso in pietra, ho fatto anche una fontana, una parte sudata. La parte esterna è l'ultima parte che ho fatto, quindi è quella proprio con meno cose, perché ho voluto inserire altre cose, ho voluto inserire una fontana un po' più particolare, un paio di costruzioni in più, quindi sono stato un po' svantaggiato per il tempo. Okay. Entriamo un po' all'interno, questa è l'entrata principale che contiene le librerie a sinistra, tutta questa parte di librerie che se uno spinge fa Tetris, tutto, si capisce niente.
La scala che è unita praticamente alla porta è simmetrica alla porta che porta al piano di sopra, alla porta che porta. La parte di destra ovviamente c'è il camino con i tavolini in posizioni letteralmente un po' sparse, un po' particolari. Ci sta. E ovviamente il bar che permette di sedersi, mangiare, bere qualsiasi cosa tu voglia, ovviamente anche per studiare. Tu prendi i libri, bevi e studi nello stesso tempo, quindi ci sta, ci sta. Non siete ubriachi. No, no, sono un po' ubriacato, non vi preoccupate, ho fatto un cicchettino prima di venire in live, non vi preoccupate, non chat. Mi dissocio allora, mi dissocio. Ovviamente poi si sale al piano di sopra dove ci sono i bagni un po' più moderni, per modo di dire, rispetto all'ambientazione dell'intera libreria. Ovviamente ho lasciato queste stanze vuote per dare la forma ovviamente alla casa esterna, perché sennò sarebbe venuta una cosa orribile. Ho messo questi tappeti, questi bagni un po' moderni, ovviamente le piante per eliminare la puzza dei nostri sim che ogni tanto iniziano a scorreggiare belle e buone mentre sono in biblioteca. Sì, ogni tanto capita, dipende poi dal tipo dei sim. Okay, okay. E diciamo questa è la mia costruzione. Ok, bellissima. Ragazzi, ve le faccio rivedere un attimino tutte. Quella del buon Dan, eccola qua, no aspettate, fermi. Quella del buon Dan, ce la posso fare. Quella del buon Lore. Quella del buon Nico. Quella del buon Gabbo. Quella del buon Mino. E quella del buon New. Ora, direi che torniamo grandi con la webcam. Ma i bagni così aperti, perché le piante può essere che non bastano. È normale, no, perché ogni tanto qualche sim viene e la fa pure nella pianta, quindi abbiamo lasciato direttamente aperto. Ok. Non si sa. Sembra giusto. Le sì. Piante. Ok. Le piante, aiuto! Io direi che facciamo così... Oddio, come facciamo? Facciamo un'ideuzza... Potrei avercela forse per vedere un po' il vincitore. Intanto ragazzi, mancano 5 minuti alle 19. Vi lascio ancora 2 minuti, spero abbiate votato durante. Io ho votato, esatto, come si vota? Ragazzi, dovete andare qua nella poll e scegliere uno dei ragazzi. E ragazzi, ne approfitto anche per cominciare a ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno fatto compagnia, hanno partecipato al Build Show, spero vi siate divertiti. Approfitto per ringraziare voi che siete stati tantissimi oggi a seguire questo evento. Io vi ricordo ragazzi che potete seguirmi sui vari social, trovate tutti i link, anzi ve li rispammo, Telegram, Instagram e YouTube. Potete subarvi col Prime gratis per avere le emoji e anche i suoni dalle prossime live. Potete passare dallo shop della collezione Plan Bobino, che è nata praticamente oggi e che è in edizione limitata, quindi spero vi piaccia. E per il resto ragazzi, direi che io mi sono divertito tantissimo. Io spero davvero di avervi fatto compagnia con qualcosa che non credo di aver visto fare da altre parti, quindi sono molto contento e spero i ragazzi si siano divertiti. Quindi ragazzi, lascio la parola un po' a voi, diteci un po'. Beh, io ho iniziato a costruire, penso un po', ho iniziato a costruire con tutte quante le espansioni. Poi mi sono accorto, ma dobbiamo giocare col gioco base. Sì. ho dovuto togliere tutto e rimettere quelle cose del gioco base. È stato un casino, ho perso un sacco di tempo solo così. Ok. Perché io ho tutte le espansioni, quindi è un po' un casino. Lo so. sì. Ero al bagno, come si vota? Ecco il link della poll. Il link del bagno. Scaricatevelo, posizionato in casa. No, scaricatevelo il link del bagno, no. Perché il bagno già si scarica altro. Vero. Esatto, no, vi prego. Ok. Beh, dai ragazzi, direi che siamo addirittura d'arrivo. Ciao Focus, ti seguo da quando non mi metti a fuoco. Perfetto. Ragazzi, ci siamo divertiti, loro hanno buildato, noi abbiamo fatto un po' i guardoni, cosa sto dicendo, per quanto riguarda le loro visuali, ma ripeto, è stato bello e sono molto molto contento. Fai un complimento a tutti perché sono stati bravissimi, originali, concordo, la chat vi sta facendo i complimenti, ragazzi, concordo. Bravo Gabbo! Bravo! Bravi tutti! Bravi! Ok, io intanto per vedere i risultati dovrei andare su Resource, ovviamente, però non voglio votare. Ci dovrebbe essere... Sì, c'è il tastino View. Esatto. Comunque se metti slasher alla fine del link vedi i risultati direttamente. Ah ok, perfetto. Grazie mille Lore.
Io non voglio vedere. No, dai. No, neanche io non guardo. Ragazzi, 18:58, mancano 2 minuti, direi che è arrivato il momento. Che dite? Vediamo un po' i risultati. Votate. 3. Votate. Vai, vai. 1. Li guardo, però adesso devo capire come farli vedere a schermo. Poi così non me ne impegno. Ok. È buona questa. Wow. Ragazzi, risultati li ho. E a questo punto devo fare una robetta del genere. Vediamo un po'. Ok. Devo solo... fatemi vedere, scelta l'8, lo sposto, cerco di fare più piccolina la visuale, vi faccio vedere. Ok, credo la vediate. Ultimo classificato, gli ultimi classificati sono Dan e New. Siamo fortissimi. No. E New gioca pure da un anno e mezzo in più a me. Un anno e mezzo. Quale anno mi gioco dal primo The Sims? Pensa ottimo. Dan e New con 2 voti. Poi abbiamo il signor Lore Scheffer al 19% con 9 voti. Yeah. Il signor Nico con 11 voti. 23%. Il signor Gabbo, okay. 11 voti, quindi alla pari col signor Nico. Dio, però vince... non lo so se si aggiornano, perché non vorrei... Poi non so, se hai detto tu stop... No, ho detto stop, ragazzi. Ah, ok. E ha vinto il signor Mino con 12 voti, il 25. Yeah! Ragazzi, non me l'aspettavo. No, Ilaria, ma buffone, si è autovotato, ragazzi, non ho parole da No, valgono quelli di prima, Io non prima, mi sono ragazzi. Autovotato, vorrei dire. Valgono questi. Valgono quelli di prima. Ok, ragazzi, sono le 19. Ripeto, ci sentiamo su Telegram, sul gruppo Telegram, così almeno se vi organizzate qualcosa del genere, ovviamente, poi ne parliamo su Telegram. Ma per oggi vi dico che è tutto. Sono state 2 ore di puro delirio, ma divertenti. Spero davvero questa iniziativa vi sia piaciuta. Io ringrazio ancora tutti i ragazzi per aver partecipato, ringrazio voi che eravate tantissimi per i sub, per i follow, per tutto ragazzi. Noi ci vediamo domani con i prossimi contenuti, per oggi vi dico che è davvero tutto, io vi ringrazio, vi saluto, lascio la parola ai ragazzi così vi salutano. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. È stato bellissimo, grazie, ciao! Ho aperto The Sims, che bello. Adesso disinstalliamolo, vai. Cosa? No. E ragazzi, detto ciò, direi che ci vediamo. Ok, ragazzi, no. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo domani con i prossimi contenuti. Ciao a tutti. It's all